Signori, vediamo se... Aspetta, salve, ci siete? Salve, salve, hola. Allora, eh? Signori, buongiorno, buon sabato, non so dove guardare, se guardare di là o di qua, di là o di qua. Ciao Pupi, buongiorno. Che bello, siete qua già presto. E vabbè. Buongiorno. Allora, intanto questo è un sabato, signori, questo è un sabato. Di solito è meglio secondo me iniziare alle 17, però sti cazzi, abbiamo questi tempi qua, si sfruttano. Signori, allora si vede tutto bene? Si sente bene? Penso di sì. Ci siamo? Sì, ci siamo, tutto a posto. Allora, salve. La chat mi si vede, per fortuna. L'altra volta si era bloccata. Allora, come state? Come va? Ci siamo visti ieri sera, in realtà, ma... Sti cazzi, il come va si vede già dal mattino. Se inizia male, se inizia bene, va bene. C'è live anche su Twitch? No, Giada, non si può fare doppia live YouTube e Twitch. Ciao, papà, ti ricordi di me? Ajar, ma io tutte le persone che scrivo non mi ricordo. Se non hai mai scritto, non mi ricorderò mai di te. È ovvio. Stavo aspettando la notifica di Yandere. Allora, guarda che potete entrare già prima, raga. Cioè, su YouTube funziona in maniera differente. Cioè, funziona come Twitch. Cioè, tu puoi entrare in chat anche prima. Però su YouTube, essendo che la live è tutta programmata, eccetera, tu puoi entrare proprio in questo video, canalizzarti in questa live. Quindi è molto figo, puoi entrare anche prima. Signori, allora, fatemi salutare tutti. Allora, Steffo, grazie mille, bentornato nella community comp. Ciao babba. Anche qui è arrivato il primo rinnovo. Ma va, ma siete folli voi. Ma già siete su Twitch. Ma state calmi, state fermi. Allora, vi devo salutare perché voglio salutarvi. Anche se qua siete tutti grigi e tristi. I nomi, Madonna, i nomi colorati di Twitch. Gli darei 10 euro a YouTube per rimetterli almeno i colori. Almeno i colori, cazzo. Non è che vi chiedo di fare chissà che, ma almeno i colori. Signori, allora, vi saluto che però qua è bello perché puoi recuperare tutta la chat, quindi non vi perdo mai. La signorina Lela, Massalve, Lucia, Lillo, Calamity, Serena, Diego, Steffo, Aurora, Ludoki, Eugenio. Mi sono dimenticata di riempire la borraccia. E ora vado. Eugenio, Massalve anche a lei. Jack Lumino, Matt, Michela Reato, Franciccina, Gaia, Salvatore, Matt, Predestinato, Marti, il signor Celticuzzo. Massalve, ciao Zabio Superstar. Oh, l'arancina, la vitamina. Ciao Lordino. Bella Irene, Massalve quella fissata con Ultimo. Gaetano. Ora pure a lei, bella Cice, Sara, Carmen, io non metto musica di sottofondo perché tanto tra poco andiamo a giocare, quindi la evito pure di andarla a mettere. Bella Cece, hola Kit Todic, ma salve, grazie per i follow ragazzi, giù, aspetta, perché è così piccolo? Oh, perché sono così, no, sono troppo piccoli, sono piccoli gli alert, ok, più grossi, più grossi gli alert meglio. Giù, grazie per il follow su YouTube. Raffi, ma salve, TikToks, ma salve, Stupi, Cataldo, William, Kizzy, Ki no, Casey, I'm sorry, Kevin, Alessandro, Marco Imparato, hola pure lei, Salvatore. Anita, salve, che okay, belli questi nomi particolari. Bella Fabiana, bella Nicola, Sofia, My Life S, Sam07. Per entrare in live sono finito in mezzo a un cespuglio, ti dico solo questo. Che hai combinato, Sam? Ma perché fate queste cose? Perché vi siete ridotti così, ragazzi? Io veramente vi devo venire a salvare ormai. Ti vengo a raccattare, Sam. Marianna, ma salve, Laura, hola pure a lei. Ovviamente evito di leggere il cognome e leggo solamente il nome, ragazzi, ma... Nel senso, ci sta, avete tutti i nomi più o meno particolari, quindi. Ciao Federica, anzi, ci sono pochi nomi uguali, devo dire. Tranne Andrea Giglio e Andrea Zumpano, che hanno lo stesso nome, mannaggia a voi. Bella Andrea. Hola ragazzuoli, bella Rachele, Federica, Martina, Marti, Ajar, Rachele, dove arrivo? Vincenza, ma salve. Hola Pupi, Alice, Lucia. Come state, ragazzi? Chisi, era Casey, e io ho letto Chisi. Tipo chi sì in siciliano. Ma sei live solo su YouTube? Certo, Alessandro, è live esclusiva YouTube. Come tutti i sabati. Ciao Mamo, ciao Domenico, Strecatto. Hola Pupi, buongiorno. Ciao William. Allora, siete già troppi.
Mi vado a riempire la borraccia perché sono senza voce e senza acqua potrei morire adesso. Quindi mi riempio la borraccia. Fate i bravi, 2 secondi. Sto 2 secondi al riempimento della borraccia. Proprio sono così veloce che non la sentirete nemmeno. Anzi, arrivo prima che finisce questo alert qua. Forse, credo, non lo so. Luciano, grazie per il follow. Eccomi. Visto che ho fatto subito. Manco il tempo. Dodo ora si ribella. Dodo non ha urlato, anzi, molto strano, perché quando io mi allontano lui urla. Allora, Baba Flash, sì, no, ragazzi, non potevo stare senza acqua, me la sono dimenticata da riempire prima. Avete ragione. Twerk, Dodo sì. Dodo twerk, non è che twerka Dodo, Dodo ti begga, fa su e giù. Come dai Roma, ma chi se ne fotte? Ma neanche 3 secondi. A Jarre, sono velocissima. Ho infilato la bottiglia dentro la borraccia, praticamente. Perché grazie per avermi salutata? Il saluto penso che sia una cosa così banale, ragazzi. Cioè, veramente, una cosa così ovvia quasi, no? Babba speedrun, minchia, veramente. Però mi verrà un infarto un giorno e morirò. Grazie Luciano Giù Gaetano, ragazzi, che bello. Grazie mille per i follow. È bello che Stream Element fa le cose, cioè... Stream Element non manda il messaggio di ringraziamento dei follow quando mettono il follow, ma lo fa tutto insieme a un certo punto. Boh. Ciao Daisy. Allora... No, Daisy, sono live solo su YouTube. Allora, signori, allora, io vi dico che noi adesso iniziamo a giocare a Yandere, perché noi in live su YouTube startiamo direttamente a giocare, perché me ne sbatte il cazzo. E, solo che ho bisogno del vostro aiuto, perché io non la so fare questa parte. Ciao, Foxy, ben svegliato adesso. Ben svegliato adesso. Cosa ha scritto Domenico? Qualcosa in inglese. Ciao Stefania. Quindi, ho bisogno del vostro aiuto perché io non ho idea di come si vada contro questa nuova proposta della nostra crush, no? Questa nuova fiamma del nostro ragazzo, che in realtà non è il nostro ragazzo, ma è quello che noi vorremmo. E quindi non so come si ammazza, so solo che questa qua dovrebbe essere affogata nella piscina. Non ho idea. Si parte male, sì, perché io so solo che devo affogare questa qua in piscina, ma non so come si affoga questa tizia. Cioè, non ho capito come. Quindi ho bisogno di voi per farlo, perché non ce la farò mai, sicuramente in 7 giorni non ce la faccio ad affogarla. Anzi 6, perché il 7° è quello di vacanza, quindi... hai capelli azzurri? La tizia della piscina? Non mi ricordo, Alessandro, penso di sì. Penso di sì. In realtà lei non lo ama. Ma come non lo ama? Secondo me lei... non credo che sia amore questo, credo che sia... possessione, però sì, cioè quasi. Lei ha dei sospetti su di noi, sì, sicuramente. Vabbè, ma lei non ama il tizio, però se stanno a frequentare, quindi potrebbe finire che poi stanno insieme, quindi noi non dobbiamo permetterla questa cosa. Dalla testa, ho capito, ragazzi. Come no? Ciao Katiana, devi comprare il sedativo. Ma a me mi hanno detto di crearlo il sedativo, Vale. Perché mi hanno detto che non posso comprarlo il sedativo. Quindi ora dobbiamo capire come fare per uccidere questa qua. E la butti in piscina. Beh, quello sarebbe un'idea, Federica. Un'idea... Comunque devo dire che avete una fervida immaginazione, eh. Complimenti a tutti, applausi. Devo dire che siete delle persone di cui fidarsi. Si è affogata al cioccolato, me la mangio. Ricone, ma lei mi sta esagerando, però mi scusi. Allora, signori, allora. È la 5? Non mi ricordo, Mette, penso di sì. Non mi ricordo, cioè, anche ieri mi sono confusa su questa cosa. Non mi ricordavo se era la 5, se non lo era. Allora, fatemi aprire
tutto, anche il gioco. Okay. In realtà puoi esserci amica. Allora, il gioco dice che tu potresti anche non ucciderla, questa qua. Però, essendo che lei, la protagonista del gioco, ti dice che lei, diciamo, dovrebbe morire con quella che è la sua passione, quindi la piscina. Gliela devi affogare dentro per forza. Potresti anche non affogarla. Potresti anche evitare che lei si frequenti con lui in un altro modo. Però se la protagonista ti dice di fare una cosa, se tu non la fai, magari, cioè, non hai fatto il gioco per bene, ecco. Vale, io alle 3 di notte ero ancora sveglia. Sì, Kit. La dovresti uccidere in un altro modo perché questo personaggio è molto. No, William, no, William, la devi uccidere in piscina questa qua. Perché il protagonista ti dice che va uccisa in piscina. Allora, fatemi aprire il. Allora, tanto alziamo il green screen che se no non. Allora. Ok, green screen alzato. Ok. Adria, se scrivi in maiuscolo non ti leggo a prescindere, sappilo. Quelli che scrivono in maiuscolo non li leggo praticamente mai. Perché mi danno fastidio. È come se urlassi, quindi non leggo mai a prescindere. Allora. C'è un negozio in città a comprare la slip di medicina? Sì, Flor, però l'altra volta mi sono accorta di una cosa. Aspetta, prendiamo il gioco che è qua. Oh, che bella, Vince, dai, non ti preoccupare che il viaggio durerà poco. Dicono, in realtà non è vero. Allora, green screen. Ti. Grazie Andrea. Ci siamo? Ci siamo? Sì, allora. Allora, beh, qua c'è Aoni che l'abbiamo giocato ieri su Twitch, mentre qua c'è questo. Io non uso le cartelle messe qua, però se sono cose che mi servono durante la live è meglio che le tengo qua così me le ricordo. Allora, Yandere Simulator. Ok, dovremmo più o meno esserci. Vediamo se si apre, eh. Vediamo se si apre. Okay, aspetta, però non si sente l'audio del gioco. È un problema mio? Aspetta. Mi hanno anche detto che posso levare la sfocatura su Yandere. Questa in realtà è una cosa molto positiva. Perché a me sta troppo sul cazzo la sfocatura su Yandere. Mi fa proprio stare antipatico il tutto. Allora. Gna gna gna. Vai. Ok. Datemi un secondo, eh. Faccio tutto. Perfetto. Allora. Sì, volevo togliere la sfocatura. Ma non va avanti. Cazzo, sì. Oddio. Perché non. Ma vaffanculo. No, mettilo in. Yandere Simulator is supported by the No! following Ho sponsors. sbagliato. Ho levato il. E il motion blur. La sfocatura si chiama in italiano. Sfocatura. Motion. Il blur è in inglese. Ma se tu lo dici in italiano, sfocatura. Allora. Settings. Cazzo di Eva. Come si fa a rimetterlo grande? Non è uscito l'aggiornamento di Devil Nanna, Katianna. L'ho già detto. Ciao Froggy. Ciao raga, come si mette? Display. Sì! Più grande! 4K! Ok, scusate. Windows Mode, yes. Allora, se io volessi togliere la sfocatura. No, ragazzi, non si può essere su Twitch anche. Ciao Carol. Tutto bene, grazie. Grazie per il follow, miau. Questa. Vignette l'avevo levata. Scanline. Questa, Chromatic Aberration. Vaffanculo la Chromatic Aberration. Questa, trovata. Allora. Sì. No, aspetta.
Però non si vede più bene. Aspetta. Si vede malino la scritta, beh? Cioè questa, queste no, ma questa sì. Vabbè, magari si sistema durante il gioco, boh. Sì, ragazzi, è la quinta settimana. È la quinta ragazza da uccidere. Ma perché si vede in window che io l'ho messo in... Porca Eva. Reset the week. Yes. Ciao, Natasha. No, me lo devo mettere... Dalle opzioni. Ma l'ho messo le opzioni. Madonna, quando sei in stanza tua non puoi aprire le opzioni, è una porcata questa cosa. Aspetta. È una grandissima porcata. Allora, Windows Mode. Oh, ok, scusate. Perfetto, fatto. Fatto, fatto, fatto. Ok, così non avete le barre sopra e sotto. No, siamo su YouTube, Rakix. Siamo su YouTube perché questa è una live esclusiva di YouTube. Allora, lunedì. Ok, ci siamo. Allora. Va bene, Adria, non è importante. Ciao, Jesse. Sei riuscito ad aggiustare Lucius? No, Luciano, io ho dormito ieri notte. Ho dormito. Allora, sai, finisco la live alle 23, alle 23 stacco, edito video, alle 3 di notte sono andata a letto, non ce l'ho avuto il tempo di sistemare il computer. Che vuol dire, Francis? Sono su YouTube, porto il cazzo che mi pare, sono una streamer. 20 anni dopo, sì. Allora, dobbiamo scegliere le mutandine dell'inizio della settimana. Che mutandine scegliamo? Che mutandine scegliamo? Ce le avete qua. La mutandina della settimana. Come sempre, si sceglie sempre la mutandina della settimana. No, Celtico, farei comunque live esclusiva su YouTube il sabato. Il tanga. Quello rosa o quello rosso? Questo mi sembra quello dei come si chiamano? Quelle rosse. Ma le rosse sono quelle dei come si chiamano, cazzo, non mi viene. Allora, quelle rosa evitano che ti scende prima la sanità, mentre quelle rosse il sangue ti sgocciola in maniera più lento. Mai di rosso. Come mai di rosso? A Capodanno sempre del rosso, Casey. A Capodanno le mutandine rosse. Il lottatore di sumo, grazie! Non mi veniva. Quelle rosse. Quindi avremo il sangue che ci sgocciolerà di meno. Va bene. Messe. Tiridiridi. Me. Quelle nere. Hanno scelto le rosse. Avete votato in... le rosse. Ciao Fabio Priore. No. Rosso, team rosso. Vabbè, team rosso, vabbè. Allora, andiamo un attimino in a scuola per cercare di capire. Allora, io ho le forbici, il condom sensitivo, l'esplosivo. Io direi di questa, io direi che in questa giornata non facciamo nulla. Anzi, no, aspetta. Devo andare in città. Perché io volevo fare anche l'altra missione di uccidere la compagnetta di classe. Però di notte ci devo venire qua dove c'è la Yakuza. Perché la volta scorsa io ho preso la Yakuza. Sono entrata nella Yakuza. L'altra volta siamo entrati nella Yakuza, ragazzi. Devi prendere e mettere il bento e la tipa il sedativo. Ma non mi... non è... non è quella roba là del sedativo, ragazzi. Quella l'abbiamo già fatta. Sì. Aspetta, io credo...
bello per andare a scuola così. E bellissimo, bellissimo andare a scuola così. Bellissimo, intrigante. Noemi, salve. No, no, il primo giorno non vado col sedativo e niente. Voglio capire la situazione il primo giorno. Ciao Otti. Ma quello non ci siamo riusciti a farlo l'altra volta. Allora, andiamo a scuola, che la pediniamo, per capire lei che cazzo fa. Prendi un peso. Ma che prendo un peso? E niente. Sono su YouTube. Qual è Twitch, Gagliettona? Buongiorno. Molto comode. Sì, 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 minchia, ti passano da una parte all'altra e filo interdentale. Ok, andiamo a sentire cosa si dicono questi due. Lei praticamente è la tipica ragazza vanitosa della scuola, quella che se la tira, quella un po' e gne, capito? Ora ci facciamo passare prima a questa. La quinta, Olivia. Ciao fanpage. E Madonna, come si fa uno a chiamare fanpage, cazzo? Prenditi un nome tuo, un nome tuo personale. Ciao Anna. Ciao Cetriolo. Ciao Araceli. Loro si incontreranno quindi alle 5:15 qua fuori dalla scuola. Va bene. Va bene, allora. Allora, intanto noi adesso la pediniamo a lei. Perché voglio capire lei che cosa fa la mattina. Perché se la devo ammazzare, devo capire dove va. Devo capire dove va. C'è una tasca. Ma infatti, c'è una cosa veramente. Io non lo so. Ciao Daniele. Quella ti chiedeva i soldi, mi pare. Beh, sì. Vediamo, vediamo. Vediamo dove cazzo va questa. Pediniamola. Lei dovrebbe andare innanzitutto a posare le... a mettersi le scarpette. E come seconda cosa dovrebbe andare a posare la borsetta nell'aula. Quindi impariamo anche qual è la sua aula. Ciao Samuele. Adesso dovrebbero aumentare anche i punti che si ottengono durante le lezioni. No, quelle sono le altre. Non queste qua, Samuele. Perché non mi piace il mio nome. Ma va, tutti i nomi sono belli. Tutti i nomi sono belli, ricordatelo. Non andare a giudicare il tuo nome. Gioia, tutti i nomi sono belli. Ciao Tatiana. Sentiti più sicura del tuo nome, anzi. Allora, vediamo in che aula sta la tizia. Zitta zitta, pediniamola. Ok, lei pure lei del secondo piano come me. Ammazziamola con lo stile d'eleganza. Ma certo, sempre eleganti noi, sempre eleganti e sofisticate. Non vai live su Twitch? No, è una live esclusiva su YouTube. Quindi lei sta nell'aula 2-2. Ok, 2-2. Non posso mettergli nulla nella borsetta perché c'è la professoressa. Questo me lo ricordavo. Lei ha la borsetta dove ci sta la prof. Quindi non posso fare quasi un cazzo. Ciao Luna, benvenuta a TikTok, a Twitch. A Twitch, sì, scusate, a YouTube. Anzi, fatemi fare una cosa. Aspettate, fatemi fare una cosa su TikTok. Aspetta che faccio questa cosa. Allora, un secondo, Ok. Datemi un secondo, faccio questa cosa così non si confondono nemmeno loro. Ok, allora. Exit, ok. Continuiamo a pedinarla. Ciao DMU. Allora, lei adesso dovrebbe andare in piscina.
Quindi io potrei ucciderla dalla piscina. Ciao, Minnie. Due. Cioè, in realtà uno, un pappagallo. Poi il cane dei miei genitori. Oh, questo mi saluta. Siamo amici? Non me lo ricordo, compare. Non mi ricordo di te, compare. Manco mi ricordo il tuo nome, onestamente. È come quando vai in giro per la città, la gente ti saluta e tu dici, ma chi cazzo era quello? No, Flore, ci abbiamo già provato e non funziona. Sì, Sofia, lo so. Se chiudo io, grazie, cusaccio. Ciao, Hideki! Buonasera, buonasera, sì, vabbè. Buongiorno. Ciao, Gabrix! No, Sofia, oggi è sabato, faccio live esclusiva su YouTube e poi stacco. Dov'è la piscina, scusate? Può essere che lei va nella zona dove si fa atletica? Può essere? Si sta andando a cambiare, vero? Si cambia e si mette il costumino. Sono convinta che si mette il costumino perché... Fammi vedere un attimo. Mi cambio con lei. Dov'è? Sei già cambiata? Ok, mi cambio anche io. Swimsuit. Vai. La seguiamo, la seguiamo, la seguiamo. La seguiamo, la seguiamo. Bisogna andare avanti con le settimane per cambiare rivale. Comunque io le tette davvero... Allora, io non capisco perché qua le giapponesi hanno sempre le tette grosse e a punta. Che cazzo di fisionomia hanno queste qua? No, ora domani è domenica. Domani mi faccio i cazzi miei. Faccio 6 live a settimana da 6 ore tutte, quindi penso che, tranne quella del sabato, penso che la domenica si ci riposi, no? Va a nuotare questa. Entro con lei. Ciao, speciali. Me la faccio amica adesso, eh? Vediamo se... se riesco a parlarci. Allora, socialize. Vediamo se... Ehi, ciao! A lei non piacciono le persone povere, ragazzi. A lei non piacciono i poveri, dovete sapere. A lei piacciono i ricchi e le persone coi soldi. È la prima caratteristica di questa... di questa ragazza. Sì, sì, lo sappiamo, Viola, che il creatore è un maschio. Sappiamo anche la storia di questo creatore. Impicchiata con esplosione finale. Io ho reputazione 42, eh. Devo salire ancora un po' di reputazione. Ciao, Anastasia. Sono Viper. Ah, ok, Kevin, vabbè. Che brutta. Dai, ma com'è che brutta? È carina. Oh, guarda qua. Ragazze, che state facendo? Ci prendiamo il sole a scuola, scusate. Minchia, ma i giapponesi sono così fortunati. Ma hanno veramente le piscine a scuola con le tizie che si prendono il sole? Ma posso fare? Posso stare anch'io con voi? Push into the water. Ok. Allora, ragazzi, io posso spingerla in acqua. Però ci sono troppe persone che guardano. Ci sono troppe persone che guardano. Quindi... troppa gente che guarda. Quindi se io voglio spingerla in piscina, devo fare andare via loro, per forza. Anche in America? Che figata, Lela. Ciao, Lorenzo. Ciao, DF. Ciao, Pupi. Ciao, Laura. Bella thriller. Per la sfogatura devi andare su... No, già fatto. L'ho levata la sfogatura, no? Sì, è già levata. No, non la posso buttare perché ci sono troppe ragazze che mi stanno a guardare. Devo cercare di uccidere lei, di uccidere questa qua, senza però che ci siano queste qui. Esatto, love. Allora, o cerco di farmi amiche questo gruppetto qua delle ragazze. Ciao Aiden, grazie per il follow su YouTube. Ragazzi, siamo su YouTube. Se volete lasciate un follow, arriviamo a 26.000. Ringrazio a tutti quanti quelli che metteranno il follow. Sono super onorata. Devi usare un cartello. Allora, bisogna chiudere la piscina. E bisogna... lei non sapeva guidare, guidare, sì. Lei non sapeva nuotare, vero? Mi ricordo che lei non sapeva nuotare.
Però, sì, ma se me le faccio amiche le devo cacciare tutte una a una, Froggy. A me non conviene cacciarle tutte a una perché ci perderei un sacco di tempo. Facciamoci amica lei. Facciamo così, allora abbiamo... Ma questa porta il sushi. Vabbè, ma questa porta il sushi in piscina. Ma questo è il mio sogno di vita. Sushi in piscina mentre mi prendo il sole. Ma stai scherzando, sorella? Ok. Allora, ok. Oh! Il mio amore. È passato di qui. Babba deve dormire. Sì, ma non glielo posso mica dare il sedativo subito. Io il sedativo glielo posso dare dopo un tot. Allora, mi vado a ricambiare. Mi vado a ricambiare i vestiti. No, ho sbagliato, scusa. Allora, scusa, mettiamo l'uniforme. Vai con l'uniforme. Questi portano il cibo. Ragazzi, lo voglio io. Andiamo a seguire la lezione. No. Cara papà, fidati, non hai tolto la sfegatura? Ma come no? Le ho tolte tutte cose quelle che c'erano. Vabbè, per ora andiamo avanti nel gioco, poi la levo. Tanto non è importante. No, veramente l'ho tolta. Prima si sfocava quando mi avvicinavo. Prima si avvicinava, cioè quando mi avvicinavo a lei si sfocava la faccia. Vabbè. Allora, andiamo a studiare intanto. Ok, allora. Aumentiamo psicologia, come sempre. No, Yuki, non gioco con le mod in nessun gioco. Allora, cerchiamo di farci amica la tizia. Dovrebbe essere... qua? Dov'è? Oddio! Eccola! Vediamo se... Allora, voglio fare qualche sua task così per diventare un pochino amichette. Ok. Ah, allora, lei vuole... Ma scusate, allora ho capito che lei vuole stare solo con la gente che c'ha i sordi. Però mi sembra un po'... Mi vuole pure i piccioli questi. No. Vuole il cash. Vuole il cash. Ti levi dei coglioni che mi spingi sempre. Allora. Allora, task. No, sbagliato. Task. Allora, fammi vedere un attimino. Io le altre gliele avevo fatte tutte le tasche, se non erro. Sì. Allora, cosa vuole? Lei vuole il rispetto? In order to earn her rispetto, fagli insegnare a lei il rispetto. Tu dovrai... Vai, aspetta, cosa vuole? Ciao Naomi, benvenuta a TikTok e a YouTube, Naomi. Vale, punto esclamativo, gioco, se non erro, ci sta. Ragazzi, se volete scaricare questo gioco su PC, venite su YouTube, fate punto esclamativo gioco e vi dà il link per scaricare il gioco. A prescindere, sotto ogni video di Yandere su YouTube, troverete il link per scaricare il gioco. Vuole $1000. Io ce li ho $1000. Ok, gliel'ho dati. Cioè, gli ho dato il cash a questa. Gli ho dato $1000 a sta stronza, capito? Questa è una spillatrice dei soldi. Questa qua è una scalatrice sociale. Questa qua è una stronza, ciao Zabbio. Sì. Cioè, questa qua fa la... Ciao Yuki, è una stronza. Lei non è quella ricca, se non erro. Lei è quella che parla solo con le persone ricche. Quindi lei pranza qua. Non male. Cerchiamo di frequentarla. No, gossip no. No, gossip no. No, perché gossip mi fa abbassare sempre la reputazione di un botto. Poi te la riprenderai, visto che la ucciderai. Sì, gli riprendo i soldi. Non credo che mi ridi i soldi, sai. Ciao, Alicia.
Però sarebbe bellissimo. Scusa, se lei è povera. No, lei non è povera. Però lei parla solamente coi ricchi e non parla coi poveri. L'unico povero con cui parla è il ragazzo che mi piace a me. Dorime. Puttana. Puttanella. No, non capisco, è inutile, 45, non c'è prova. Scusa, no, anche lei ricca. Vabbè, sì, ricca, è un po' scema, dai. Allora, andiamo avanti con la giornata e ci prepariamo per la prossima. Allora, io direi che aumento ancora questo. Fai gossip e dopo complimenti. Sì, allora. No, non si può perché è proprio antipatica. Allora, me ne vado e vado a parlare con la Yakuza. La rivale peggiore. Un po' sì. Ok, go home. Lei parla con i ricchi perché lei proviene da una delle famiglie più ricche del Giappone. Sì, però lei se la tira un botto, capisci? È una stronzetta, se la tira troppo. A me mi ha spillato $1,000. Insegnale il rispetto. E allora, andiamo a parlare con la Yakuza. Il gioco a pagamento? No, il gioco è gratis. Che poi non ho mai capito perché lei si vesta così. Cioè, allora, lei è un'assassina. Perché si veste così? Cioè, me l'aspettavo un po'. Cioè, perché si veste così questa? Tutta che fa la fighetta, tutta quella che è, io sono quella educata, sono la ragazzina, capito? Ma invece sei una stronza assassina di merda. Esatto, Luna. I don't like doing business. Allora, ragazzi, io volevo prendere la missione dell'ammazzare la ragazza con più... era abduct? Cosa, esatto, cosa succederebbe se qualcuno scomparisse? Ora praticamente lui mi dice. Allora, io vorrei. Ah, vero. Io posso ammazzare direttamente da qua. No, aspetta. Era, dov'era? Era re... Eccola. Ok. Ok, allora la ragazza con le codine è sempre quella che ci dà più soldi in assoluto. La ragazza con le godine. La devo ammazzare e la devo portare. La devo chiudere nella cantina e portarla qua. Ok. Ah, qua c'è qualcosa che posso contrabbandare. Mamma c'è il lockpick. Però il lockpick me lo posso creare anche da sola. Quindi. Mamma, ma lo sai che gli Andre Simulator è una storia vera? No, Viola. Ragazzi, il gioco è gratis, ma per PC. Basta che, ragazzi, dovete solamente fare su YouTube punto esclamativo gioco e cliccare sul link, ragazzi. È facilissimo. Non ci vuole nulla. Anche, potete entrare anche da telefono, ragazzuoli. Ciao Kazzi, ciao Giovanni. Potete entrare anche da telefono. Entrate. Andate nella chat e fate punto esclamativo gioco. Ovviamente... Allora, fate gioco e il bot vi risponderà in automatico con link. Vedete? Punto esclamativo gioco, link. Vi scaricate da questo link e voi potete scaricarvi il gioco gratuitamente. Il gioco non si paga, ragazzi, è gratuito. È gratuito. Allora, io ce l'ho già il sedativo. Quindi non c'è bisogno che lo vado a comprare, giusto? Ragazzi, c'è già scritto, non c'è bisogno che lo scrivete 30.000 volte. Spunta, il bot è già scritto. No, ragazzi, non su TikTok, solamente su YouTube. Solo su YouTube funzionano i comandi del bot. Su TikTok purtroppo i comandi non funzionano, ragazzi. Dovete venire per forza su YouTube. O su Twitch, ma sono su YouTube oggi. Non mi ascoltano, Lela. Questa roba del blur. Allora, sì, però devo andare in città perché qua non posso cambiare le impostazioni. Aspetta, fammi andare in città. Sì, Froggy lo fa.
E Froggy, perché non guardi? C'è scritto Stream Element, link per scaricare Yandere, scritto in maiuscolo. Come fate a non vederlo, ragazzi? Come fate a non vederlo, ragazzi? Scritto in maiuscolo. In chat. Cristo Dio. Vabbè. Allora, qua non posso fare... Ah, vero, qua non posso andare nelle impostazioni. Ti serve un sedativo per quella, ma io l'ho già il sedativo. Andiamo a lavorare, va. E facciamola questa che mi dà più soldi in assoluto. Ah, Kevin, se lo fate apposta allora c'è della stupidità. Che ti devo dire? Ciao, Marianna. Da che età si può giocare? In che senso, Giugi? Il gioco lo puoi giocare quando vuoi te. Però se sei troppo piccola, magari non ti consiglio di mettere il sangue, di mettere le mutandine, magari cercare di evitare qualche cosa. Questo parlo controllare i tuoi genitori, sicuramente. Allora, mi porterò i sedativi a scuola. Andiamo. Ciao, Teresanna. Ma solo io lo vedo? A quanto pare sì, Giuseppe. A quanto pare sì, gli altri sono tutti completamente ciechi. Sì, ragazzi, siamo su YouTube. Se volete lasciare un follow, vi aspetto di là. Se volete lasciare un follow, vi aspetto su YouTube. Ciao, McDonald's. Benvenuto da TikTok a YouTube. Allora, per capire qualcuno, devi avere una siringa e un grimaldello. E tranquillamente, e la devi portare in uno sgabuzzino della palestra. Allora, per rapire qualcuno, devi avere una siringa e un grimaldello. Una siringa e un grimaldello. Il grimaldello lo posso avere. La siringa non mi ricordo dov'era. In infermeria, vero, giusto. Allora facciamo una cosa. Andiamo a mettere il sedativo alla ragazza. Il problema è che per io mettere il sedativo nel bento devo far allontanare la professoressa. Come faccio ad allontanare la professoressa? Perché con la risata l'altra volta non mi si è allontanata la professoressa. Anzi, mi ha guardato solamente male. Elsa è già scritto in chat. Basta che scorri verso l'alto. C'è scritto link per scaricare Yandere. Raga, ma state scherzando? State scherzando, vero? A posto. Vabbè. Sono io, non è il bot. Che bello lo sfondo, grazie. Occhio che non lo vedono ancora. Minchia, veramente, oh, va veramente. No, sono in live su YouTube, Daily. C'è scritto anche nel titolo della live di TikTok. Però grazie per averlo visto. Allora, vediamo se è arrivata la tizia. No, ancora no. Aspettiamo la tizia. Che so. Ma perché dovete sempre stressarla? Sdrubale. No, Getriole, è solo per te, è solo per PC. No, ragazzi, è solo per computer. No, ragazzi, il gioco è solo per computer. No, ragazzi, il gioco è solo per computer. No, ragazzi, il gioco è solo per computer. Forse adesso l'hanno capito. Non lo so, eh. Aspetta, aspetta. Devo capire se l'hanno capito, un attimo. Un attimo. Devo capire se non l'ho capito però. Perché è difficile. Non lo so, madre. Ragazzi di TikTok, leggo solo i ragazzi su YouTube. Perché su YouTube sono in tanti. Ed è la mia chat. Quindi se volete venite su YouTube, vi aspetto di là. Dobbiamo arrivare a 26.000 su YouTube. Quindi se volete lasciare un follow, un cuoricino, cliccare fortissimo i cuoricini, fatelo. Fatelo, ci supportate tantissimo. Sì. Mamma! Mamma, benvenuta nella community dei compiti di YouTube. Grazie, mamma. Benvenuta. Benvenutissima. Dai, posa sto bento, sorella. L'ha posato. Allora,
Come si fa ad allontanare la signorina? Come faccio a togliere la professoressa, ragazzi? Vabbè, niente, domenica. Raga, le ha spammati tantissimo. Lo so, Fede, ma non ti preoccupare. Ciao, Samuele. Ho capito. Di dove sei? Di Palermo. Allora, come faccio a togliere la professoressa un attimo? Ah, ragazzuoli. Mi sembra che la prof si poteva togliere con lo stereo. Con lo stereo? Devo accendere la musica. Aspetta. Madonna, questi qua li odio, cazzo. Mi fanno venire il nervoso. Ridi poco dietro il muro. Poco dietro il muro. Bravi, bravi, bravi. Bravi, cazzo. Dai che si è ammazzata la tizia nella piscina. C'è un problema però. Non mi vede nessuno, vero? Quello sì, però se lo faccio adesso. C'è un tizio. Fatto. Allora, l'altra cosa che devo fare è il cartello, vero? Ma è tettona. Minchia, tettona. Guarda qua. Ce le ho tesissime. Mi si appoggiano i capelli sulle poppe, cazzo. Guardale. Certo, io... Allora, guarda, allora guardate lei, guardate me. Aspetta, di qua. Scusate. Poppea. Poppea, signori. Io zero. Questa c'ave i tettera Madonna, non lo so. Non lo so. Devi mettere la ra... Non so. Aspetta, Roberta, non... Ciao, Samuele. Ti ho già salutato. Ciao, Zoe. Yander... Sì, ma ho capito, ma le tette troppo grosse. Cioè, io sono piccolina, so. Perché lei ha le tettone e io sono senza niente? Ah, questa è la, l'oscurità della vita. Ok, l'oscurità della vita. Tavola da surf, ce puoi stirare. Ce puoi stirare, se metti la camicia ti viene sistemata, sistemata. Devi mettere la radio. Allora, no, mi avete detto che devo mettere un cartello. Voi mi avete detto che per uccidere la ragazza che va in piscina devo mettere un cartello. Mari, grazie per la sub. Benvenuta nella community dei compiti di YouTube. Grazie Mariventi. Benvenuta, benvenuta. Sì, ragazzi, la sub su YouTube costa tipo 2 euro. Mi ricordo quanto l'ho messa. L'ho messa io a 2 euro. Non ho messa niente perché non pensavo nemmeno che qualcuno si abbonasse, sinceramente. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Certo, Katia. Grazie Samuele per le rose su TikTok. Ciao, rubrica. Per togliere il blur. Ma scusate, ma io prima ho detto... Io come lo tolgo il blur? E voi mi avete detto... Già tolto. Vedi che motion blur non c'è. Ah! Fatto. Fatto, ho tolto il blur. Che blur di merda. È antipaticissimo comunque. Gaetano, la live finisce alle 14. Se non sbaglio puoi anche mettere un peso alla sdraio. Sì, me l'ha detto Federica, se non erro. Di mettere il peso alla sdraio. Sì, ma il cartello dove si prende, ragazzi? Scusate. Il cartello dove lo prendo? Raga, squariciate, squariciate! Grazie. Miki. Per distrarre la messa devi mettere la radio fuori. Vabbè, ma io ho riso un po' fuori, Olivia, ha funzionato lo stesso. No, io volevo fare la roba che mi avete detto voi di chiudere la piscina con un cartello. No, non è la demo. È il gioco. Io non so dove si... Forse il cartello lo devo creare, mica? Sì, sotto alla piscina a fianco all'entrata c'è uno stanzino con un cartello. Grazie, Viola!
Grazie Viola, gentilissima. Sono 3 ore che lo chiedo, grazie mille. Alla piscina quindi, giusto? Ma è per PC? No, Leonia, è per Focaffo, è Focaffone. Allora, sì ragazzi, siamo su YouTube, lasciate un follow su YouTube, mi raccomando, dobbiamo arrivare... Allora, io lo dico, se arrivo a 50.000 follower su YouTube vi racconto la mia prima storia d'amore. La mia prima storia d'amore e il mio primo feffo. Però dobbiamo arrivare a 50.000 su YouTube, ragazzi. Oggi non mangia. Sì, mangio dopo le 14. Allora, dov'è la piscinetta? Qui, qua. Ecco, l'ho trovato. Allora, c'è uno stanzino sotto la piscina. Quindi qua c'è la piscina, qua c'è lo stanzino. È per Game Boy. Oh. Anche questo è molto buono. No, cazzo. Ah, non si può prendere? Ma se mi vedono mi dicono qualcosa. Se mi vedono mi dicono qualcosa. Ciao Maria. Uè, Bonazza. Bonazza tua sorella. Io sono un cesso a pedali. Benvenuta Lisa da TikTok. Ciao Kimberly. In Giappone sono tutte tettone. Ma non è vero, non è la realtà. Sono i giapponesi che sono malati con ste tette grosse. Grazie Kenny. Bisogna scaricare altro, basta solo il file. No, mamma, devi scaricare solo il gioco. E io, hai presente, mamma, che io apro la cartella? Vabbè, mamma, non ti preoccupare, te lo dico poi io, però... Ti scarica questa cartella, questo file. Tu estrai... Vedi che non posso portare il cartello dietro. Cazzo. Se mi vedono mi dicono qualcosa. Non posso. Solo che secondo me il cartello va messo molto prima, tipo la mattina prestissimo, non adesso. Ciao Stella. Ciao Pikachu. Perché loro sono già qua. Giusto? No, ha funzionato lo stesso, Chiara. È il launcher. Sì, mamma, tu scarichi sto file e poi c'è scritto Yandere Simulator. Clicchi e c'è l'applicazione e la starti. Grazie, Luna. Lasciate il follow. Lasciate il follow che diventeremo famosi su YouTube. No, cazzo. No. Si è buggata. No, si è buggata. No! E si è buggata. Porca troia. Però mi devo fare amica lei, perché lei non se ne va dalla piscina e se lei mi vede è un casino. Vento a una e magazzino all'altra. No, vedi che stanno andando via. No, quella no. Perché si è buggata. Sì, Viola, dopo giochiamo con la figlia. Prima facciamo la parte con la mamma, perché almeno scopriamo il gioco. E poi facciamo la parte con la figlia. Ciao Jessica, sto bene, grazie. Allora, qua dobbiamo creare il bento alla tizia. Nonna, cazzo, ho sbagliato stanza. No, ho sbagliato. What can I help you with? Don't misbehave. Ho sbagliato. I'm sorry. Ho sbagliato. Devo andare al piano di sopra. Devo andare nella stanza dove si cucinano i bento. Perché quella, se no, non la posso fare andare via, ragazzi. Mi serve la task della tizia che sta seduta nella panchina e la task della tizia della piscina, che si è buggata. Allora, devo andare al... Cazzo devo andare?
secondo piano con chili room e e poi dall'altra saliamo le scale. Devo provare ad abbonarmi. Angela, costa 2 euro su YouTube se vuoi abbonarti. Ed è... ti danno l'emoticon, ti do l'emoticon e hai anche il badge. Avrai l'ovetto accanto al nome. Grazie per tutti i follow su YouTube, ragazzi. Benvenuti a tutti, benvenuti. L'ho presa? Ok. E poi devo andare nella stanza di economia domestica. Cazzo è economia domestica? E ci si chiama? Ah, home economy. Primo piano. Primo piano. Niente, William, stiamo cercando di uccidere la tizia della piscina. Certo che mi sento, Froggy. Sta al primo piano. Sta piano terra. Vediamo un po'. Sono su YouTube, ragazzi. Leggo solo la chat di YouTube. Non la leggo quella di TikTok. Perché ci sono i ragazzi di YouTube. Comunque è giusto. Sono dei ragazzi abbonati. Sono dei ragazzi che ci tengono, diciamo, al... alla chat e tutto il resto. Quindi gente che viene su YouTube. YouTube è la piattaforma, diciamo, dove streamo il sabato insieme a Twitch, dove streamo da lunedì al venerdì. Quindi tendenzialmente leggo solamente una chat, perché così almeno leggo tutti di quella chat e non salto nessuno. Ciao broski. Carla, ma grazie mille per la sub. Carla, Carla ferma. Carla ferma, tra poco arriva l'abbonamento. Carla ferma. Tra poco arriva l'abbonamento, Carla. Ti preoccupare, arriva sempre un po' lento, ma arriva. Grazie, Carla, benvenuta nella community dei comp. Eccola! Grazie, Carla! Non conosco gli anni di da 9 anni, quindi so che non chiedi qualcosa. Grazie, Madison, gentilissimo. Grazie mille. Guarda, Madison, il problema è che mi si è buggata la tizia alla piscina. Mi si è buggata... la tizia, è, come vedi, non posso farla andare via, perché io volevo uccidere la tizia, ma lei non andando via mi sta fottendo. Ok. Vediamo se con la task completata si sbagga. Aspetta. Vediamo se metto follow me. Vediamo se si sbagga. Vieni, vieni, vieni. Vieni. Minchia, non si sbagga? Niente, Ma non viene con me, non mi segue. Ah, lei dice che non può venire perché... minchia, che palle! Si è buggata, raga, non posso uccidere la tizia, niente. Si è buggato. Perché se io l'ammazzo adesso, quella me vede. Se io l'ammazzo adesso, quella me vede. Ciao, Lion. Che mi sono perso, stiamo cercando di uccidere questa qua. Però mi si è buggata una e... prova a trascinarla. Ma perché te dici che si sbugga? No, raga, non... è proprio infilata dentro la cosa, quindi niente. No, perché non viene con costume, esatto. Col costume non ci viene, mannaggia lei. Vabbè. Vabbè, niente, ragazzi. Niente, niente, niente. Allora. Niente, va bene, ho capito. Niente, giornata persa perché c'è il tizio che... c'è la tizia che si è buggata, mannaggia lei. Allora. Spingila, non posso. Non posso, mi stanno vedendo, non posso spingerla. Se no mi beccano e mi denunciano e io finisco in galera, quindi meglio di no. Meglio evitare. Sì, è un bug di merda, se posso essere sincera, perché tutte le altre se ne sono andate tranquillamente e lei no. Avevo preso il cartello, l'ho messo nella piscina, mi ha fottuto, vabbè. Madison! Grazie, Madison! Benvenuto nella community dei comp su YouTube, benvenuto, benvenuto. Allora, cerchiamo la tizia con le godine. Noi vogliamo ammazzare sta tizia che è godine. Vediamo se la trovo però.
Eccola. Allora, io volevo uccidere lei. Però voi mi avete detto che per uccidere questa qua io devo avere un grimaldello. Il grimaldello io l'avevo fatto l'altra volta. Ora non mi ricordo più come si fa, ma l'avevo fatto, mi ricordo. Devo andare nella stanza dell'occulto, se non erro, per il grimaldello. O Drama Club o occulto, adesso non mi ricordo. Sembrano tutti uguali. Ma no, dai, hanno tutti i capelli differenti. Tutte particolari in viso, poi. O è Drama Club o Stanza dell'occulto. Ciao Martina. No. Stanza dell'occulto, secondo piano. Arti marziali. Art club. No, mi serve l'occultino. No, calligrafi no. Minchia. Ma non è qua, è sopra sopra. È ancora più sopra. La workshop è dove si crea. Ah. Ancora più sopra. Scienze. Vabbè, devi ancora fare i modelli, ma alla fine sono tutti diversi. Sì. Più che altro, sai cos'è? Io volevo... Voglio ammazzare questa qua per la Yakuza. Visto che c'è la tizia della piscina che mi sta facendo perdere tempo. Volevo ammazzare questa qua con la Yakuza. È al piano terra. Ma perché io non l'ho visto prima? Ma vaffanculo. È giù. Dai, però sono le 8, ragazzi, è troppo tardi. Facciamo così, partecipiamo alla lezione. Partecipiamo alla lezione e... Stica. Oh, ma c'è già uno che sta seduto. Allora, lezione. Se no poi mi cagano le palle. Piano terra. E ora ci va. Ok. Grande. Perfetto. Oh, perfetto, rank up. Vai. Ok. Oh no. Scendiamo al piano di sotto. Per me il Giappone nelle scuole hanno anche il corso segreto per i killer. No, il Giappone è troppo figo però. Allora ragazzi, secondo me le scuole in Giappone sono una figata incredibile. Davvero davvero molto fighe le scuole in Giappone. Come secondo me anche le scuole in America sono molto fighe, eh? Lo ammetto. Ok, presa la pinzettina. Cosa mi serviva? La pinzetta e poi... Hanno tutto, Kazi, hanno tutto. Piscina, campetti per fare qualsiasi sport, qualsiasi cosa per il club di scacchi, il club di matematica, il club di tutto. Cosa devo prendere, ragazzi? La forcina e poi... Sono le migliori, sì, Madison. Voglio fare troppo l'anno all'estero. Madonna Cetriolo, se ci riesci, ti prego, mandaci qualche foto. Per aprire devi avere biologia livellata. Devo avere biologia livellata, ragazzi. Quanto livellata? Livello 1 solo? Le pinze dai prof. Cazzo. Le pinze però sono al piano di sopra. Sì. Voglio vivere in Giappone. Oddio, a me mi hanno detto che il Giappone è tutto bello, solo che giustamente magari noi che siamo europei c'è una leggera differenza, comunque ti devi abituare anche a quel mondo là, non è proprio una cosa che ti viene così... Livello 1, biologia. Non è una cosa che ti viene così spontanea subito, poi comunque anche il discorso che sì, sai l'inglese ma devi imparare comunque la lingua loro. È comunque bella complicata la lingua loro, eh? No, ho sbagliato piano di nuovo. Sotto, sbaglio. Perché sbaglio sempre piano? Perché io sbaglio il piano? Raga, so scema, che ci devo fare? Easy fatto, ciao! Fatto! Ma qua, allora, devo salire sopra adesso però.
Workshop è sopra. Secondo piano. Oh, per una volta salirò in maniera giusta. Anche gli orari. Gli orari. Ci sono tante cose che sono diverse per noi che siamo europei. Quindi bisogna abituarsi a tante cose. Però se avete la mentalità di andare là, fatelo, ragazzi. Secondo me il Giappone è incredibile. Davvero incredibile. Hai Minecraft? Non gioco Minecraft, però se arriviamo a 1500 sub su Twitch io lo faccio Minecraft. Allora. Allora questo. Questo. Combina. Yes. Perfetto. Ok. Allora. E poi devo andare in... devo andare in infermieristica. Giusto? In piscina si saranno bloccati. Sì, sicuramente, Viola. Bella, Saffo. Ciao, Skeller. Non vi avevo visto, pupattole. Sì, ragazzi di TikTok, siamo su YouTube. Se volete lasciare un follow, stiamo cercando di arrivare a 26.000. Infirmari, primo piano, sì. 1.700, Ciambella. 1.500 per fare la maratona horror. Dov'è l'infermeria? Ciao, Dors. Eccola. Che odio qua. Questa ogni volta mi si inchiappetta. Aspetta. La siringa. Ciao, oh, Ciambella. Vedi, in Italia non abbiamo nemmeno la carta igienica al bagno. Esatto, Laura. C'è anche Ciambellina. Io alcuni nomi li ho persi oggi leggendo, scusate. Stiamo facendo tante cose, diciamo, nascoste, quindi sto cercando di mimesimarmi qua. Ciao, Chia, grazie per il follow su YouTube. Grazie, ragazzi, grazie per il follow su YouTube, siete tantissimi. Grazie, Pupi. Ok, R. Nascondila. Ok. Allora, cosa devo fare adesso? Devo andare dalla ragazza con le codine. Giusto? No, Giuseppe. Devo andare con dalla ragazza con le codine. E poi che faccio? Ciao Francis, ti ho già salutato Francis. Bella Federica, babà, come mai non sei live su Twitch? La live su YouTube è esclusiva del sabato. Se vuoi rapirla per forza... Ah, ma per forza, non posso rapirla a prescindere. Ma perché mi serve biologia all'uno, porca troia, che palle. Ma anche se voglio rapirla, io pensavo che se dovessi darla alla... Vabbè, pensavo alla Yakuza serviva la biologia. Vabbè, allora facciamo biologia, dai. Aumentiamo biologia. Ciao, Vale. Ok. Altra giornata persa. Vediamo se riusciamo riusciamo a uccidere la tizia domani. Penso di sì. Penso di sì. Ma scusate, per uccidere la tizia nella... Cioè, se io spingo la tizia in piscina, lei non sa nuotare. No, Giuseppe, non faccio live stasera. Grazie, Naomi. Gentilissima. Ciao, Just. Come non riesci a scaricarla, Giugi? C'è Bacco? Ciao, Mirola, devi rubare la chiave alla tipa dell'infermiera e rubare il sedativo. No, il sedativo ce l'ho già. Ce l'ho già il sedativo, Mirola. Grazie Joelle per il follow su YouTube, Kaden, Alessandro, grazie a tutti, benvenuti. Ciao Bacchetto, non l'avevo visto Bacco. Ciao Sabrina. Cosa devo fare? Prima devi sedarla, poi buttarla nell'acqua. Ma come fai a sedarla? Io questo non capisco. Ah, gli do il sedativo mentre sulla sedia sdraio. Ah, capito.
Ho letto, Daniele, ho letto. Scusate, ma il sedativo non è quello che ho io adesso in mano. È il sedativo quello che fa addormentare. No, non va nel bento questo sedativo qua. Perché io ho due sedativi. Uno che uccide e l'altro che fa dormire. Ci vuole il sedativo che fa dormire. Quello della, quella dell'infermeria. Già fatto, Madison. No, Fattori. E allora ho sbagliato, raga. Allora ho sbagliato. Beh, che giorno doveva essere resettato, perché comunque c'era la tizia che si era addormentata, che si era buggata, però. Grazie, Pesso. Quale canale, Pesso? Twitch o YouTube ti sei abbonato? Devi dirgli seguimi e portare in una stanza della palestra. Questa è l'altra. Io sto parlando di quella della piscina. Quella sdraiata della piscina ci vuole il sedativo normale. Quella dell'infermeria. Serve quello che fa dormire. Seda con la siringa uno studente in una specifica stanza della palestra. Quindi questo sedativo non è il sedativo che mi serve a me per ammazzare quella della piscina. Ma nel bento prima che gli è messo. Questo sedativo qua. Ho sbagliato. Porca troia. Mi son fottuta un... Porca vacca. Vabbè, allora facciamo così. E l'avevo comprato io, dalla Yakuza l'avevo comprato. Allora, facciamo così. Vado a scuola, prendo il sedativo dall'infermeria e lo vado a portare alla tizia. Però devo chiudere la piscina. Allora, prima chiudo la piscina, poi vado a prendere il sedativo e vado ad ammazzare la tizia. No. Te lo vende InfoChan il sedativo normale? Me lo vende InfoChan? Era giusto. Lo so, Federica, perché questo la uccide. Non la fa addormentare, questo la ammazza. No, non c'è InfoChan qua. Questa è la versione della mamma. E poi lo scarichi, Giugi, lo apri, lo estrai. Devi portare dietro lo sgabuzzino, sedarla. Sì, ma Michelina, quella è l'altra tizia, quella che va uccisa col sedativo, con le codine. No, Sofia. Ciao, Christian. Ciao, piccolo. Ciao, ragazzi, benvenuti su YouTube. Benvenuti. Ciao, Aurora. Ciao, pupa. Ciao, Kono. Allora, facciamo così. Resettiamo la giornata. Resettiamo la giornata. Perché mi serve partire dalla... Il sedativo non lo posso prendere adesso. Perché il sedativo è quello che sta in infermeria. L'arrivo l'ho ben capito, qual è, dici il numero, la 5. Settimana numero 5, vedi? Wednesday week 5, c'è scritto in alto. Ciao Harry! Aspetta, sto pensando, allora, quello che mi conviene fare a me adesso è... andare a prendere il sedativo. Vediamo se riesco. Tanto lei adesso deve andare in aula e poi deve andare in piscina. Quindi io ce la faccio a fare tutto questo. Ce la faccio. Allora, devo andare.
Ragazzi, ce la posso fare. Allora, veloce, veloce, veloce. Cristo santo. Ok, poi salgo al secondo piano, monto il coso, vado in infermeria e prendo il sedativo normale. Poi prendo il cartello, glielo porto, lo metto in piscina, non mi vede nessuno. Scusate, è arrivato un pacco da Amazon. La faccio subito. Non avevo stoppato il tempo. Arrivo subito. Scusate ragazzi, mio padre ha preso un pacco gigante di c'è un carrello dentro, quindi scusate. Allora, scusate. Ce l'ho fatta in tempo però. Ce l'ho fatta in tempo, devo salire. No, ma è giusto il piano? Workshop. Ecco là. Scusate. Allora. Minchia, dov'è? Ma perché io mi perdo sempre? Ma l'avevo di là il workshop. Perché ho fatto il giro al contrario? Ciao, Benedetto. Ho fatto il giro sbagliato. Sono una pinnolona. Ragazzi, a quanti follower siamo su YouTube? Voi che li vedete. Ok. Sto uccidendo la tizia. Allora, infermeria. Vado a prendere il sedativo. Dovete aggiornare, raga, dovete aggiornare. 25.600! Ne mancano 400? Troppo forti siamo, ragazzi. Dobbiamo aspettare. Va bene, grazie, ragazzi. Manca poco per i 26.000. Grazie, Pupi. Devo prendere sto coso. Devo prendere sto coso. Grazie, pupattoli. Vediamo se se ne va la stronza. Dai un po', sorella. Mi vede. Dai, veloce.
Bella, ciao e grazie. Ok, allora adesso andiamo in piscina. Io l'estraggo ma non mi spunta. Come no? Strano, dovrebbe spuntarti e poi quando apri la cartella c'è scritto Yandere Simulator. Piscina. Vediamo se... io sono di Palermo, Sabrina. Non glielo puoi dare sul bordo della piscina. Devi prendere il sedativo e metterlo nel suo pranzo. Ma lei non ci torna in piscina dopo. Lei ci va adesso in piscina. Oh no, ragazzi, scusate. Lei è adesso che va in piscina. Dopo lei va a mangiare. Oh no. Ma lei non c'è, porca troia. Non c'è. No, vabbè. No, ragazzi, come si sbagga questa qua, vi prego. Ragazzi, come si sbagga questa qua, vi prego. Come si sbagga quella? Raga, ce l'ho sempre la buggata. Che devo fare? Ci va alle 3:30? Sei sicuro? Vado. Mi fido. Dov'è Palermo? A Carrapipi. Ok. Una sedata per buttare qualcosa. Olli! Arrivo, Olli! Olli! Grazie mille! Grazie mille, Olli! Madonna! Benvenuta nella community dei comp su YouTube! Come ti senti a stare qua adesso, Olli? L'ho già fatto, Zabbio, ci ho provato. Non viene perché è vestita in costume. Grazie mille, Olli. Allora. Fatto, adesso che devo fare? La distrai ridendo? Raga, è buggata. Non è 1:30 quando l'hai messo, poi vale 3:30. Uccidi la ragazza buggata. Se adesso uccidiamo e sterminiamo tutti, sì. Studiando e sterminando qua. Altro che... Ciao Felicia. Studiando e sterminando la popolazione della scuola. Rimarremo io e i professori praticamente. Ma i professori rimangono solo perché non li posso ammazzare. Uccidi la buggata così non deve... E niente. Tu, oh, ma che cazzo Niente, siete veramente allucinanti. Se vai a lezione non si sbugga? Spero di sì, ragazzi. Io spero di sì. Fammi vedere. Ti è proprio bugga. E poi c'è la tizia. Allora, lei gli posso dire di andare via. A lei glielo posso dire di andare via. A lei... Distrai. Vediamo. No, non fa nulla, raga. È buggata. Ma se la spingessi nella water? Così? Pa! La ragazza buggata è quella che devi dare alla Yakuza. No, non è lei. Quella che devo dare alla Yakuza è quella con i codini piccolini in alto. Capelli neri, codini in alto. Babba, sei a 23.009. Ma che cazzo dici, Sle? Ragazzi, io lo dico, se arriviamo a 50.000 vi racconto le storie, quelle belle. Vi racconto le storie. Ragazzi di TikTok, venite su YouTube, siamo tutti lì. Venite, vi aspettiamo. Mancano 100 follower per i 26.000 su YouTube. Se arrivo a 30.000 entro fine settembre, io ballo!
Grazie Kate per la... Ma tutte le donne oggi si abbonano al canale di YouTube. Kate, Holly, tutte, tutte qua. Ma che volete, oh? Momo si è abbonata pure, donna. Madison, Madison no. 23.000, al massimo 25. 26.000. Simone! Vabbè, allora non è una donna, Simone. Grazie, Simo! Ok, andiamo a seguire la lezione. Grazie, ragazzi! Grazie per gli abbonati, benvenuti nel canale YouTube, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti nei comp. Avete, avete per ora delle emoticon, che penso di poter aggiungere, più siete, più emoticon potrò aggiungere. E avete anche adesso l'ovettino accanto al nome. Molto carino l'ovettino. Provaci papà a spingerla, in caso non ti vede. È messa che mi guarda però. Ah, 20, ah scusami, voleva dire sicuramente 25.009. Sì, sì, sì. Allora, avrà sbagliato a scrivere. La puoi buttare anche adesso in piscina. Sì, ma mica muore. Alucard! Ma io non sapevo il tuo vero nome, Alu. Benvenuto. Come stai? È la prima volta che ti vedo qua, forse, Alu? No. È che Simoni ce ne sono tanti. Ciao, Marco. Chiedi a quella che si è buggata di seguirti. No, non mi segue, non mi segue perché lei dice che essendo in costume si deve andare a cambiare, capito? Quindi non mi segue, non mi follow. Aggiorna, Sofia, aggiorna. Vabbè, seguiamo la lezione. Facciamo sempre biologia perché a quanto pare per uccidere quella della Yakuza ci serve la biologia. La muore? Vabbè, voi mi avete detto che lei alle 3 qualcosa ritorna in piscina, mi avete detto. Io gliel'ho messo nel bento. Io gli ho messo nel bento il sedativo. Ragazzi, scusa, fermi. Io nel bento ho messo il sedativo, adesso che faccio? No, uccidila. E che devo fare? Benvenuti ragazzi, benvenuti su YouTube. Grazie per il supporto, benvenuti. Sì, Asna. Se le nostre intenzioni non ci lascia soli. Sì. La tizia in piscina devo uccidere. Che cazzo spingi, coglione? Spingi. Un'altra colta biologa. Adesso devi seguirla. Minchia, l'ho persa. No, adesso lei va a mangiare. No, adesso lei va a mangiare, eh? Mangia, va in piscina e si addormenta e muore. Sei sicuro? Vabbè. Ciao, Sky Girl. Devi seguirla. Vabbè, io l'aspetto in piscina direttamente, eh? Non mangia il martedì e il mercoledì. Ma... Ah... Allora è in piscina lei in questo momento? Vabbè, Asna, non mi ricorderò mai che ti chiami Sara. Siete troppe persone, quindi la prima cosa che faccio è leggere il nick. Non lo faccio apposta, è che siete tanti, ragazzi. Siete tanti, tantissimi. Quindi lei adesso viene, eh? Io la sto aspettando. Che faccio? L'aspetto? No, mamma, quelli in bianco no. Forse gli posso sparare. Prova a chiamarla. Magari si gira. Vero, Lorenzo? Potrei farlo. Ciao, Nick. No, Giulia, non sono bionda naturale. Siamo a 25.007. Ragazzi, manca poco. Manca pochissimo per i 26.000. Dai, dai coi 26.000. Manda avanti il tempo. Ma non so a che ora viene. Poi finisce la pausa pranzo. Allora. Devi vedere se vai in infermeria. Ah, vero. Perché di solito si addormentano in infermeria loro.
A me una si è addormentata in infermeria. No, si è sbagliata quando ho iniziato le lezioni. Ma quella che devi uccidere puoi mettere un peso. Sì, l'avevo letto, me l'ha scritto anche Federica. No, lei viene lo stesso anche se la cucina è chiusa. Mi sa che è in infermeria, raga. Sì, mi sa che è in infermeria. Sono convinta che lei sia là, si sia addormentata. Vediamo. No. Dove cazzo è la tipa? L'ho perso. Dov'è la tizia, minchia? Quando perdo le tizie. Dov'è minchionello, eh? Quella rossa? Non era quella col cerchio prima? Bella Rachele. Grazie per tutti i follow su YouTube, eh? Mini, Luca, Fatima, benvenuti. Leggi... No, io leggo solo YouTube, Sofia. Eccola! E ora va in infermeria, sì. No, ragazzi. No, non è allora il sedativo, perché lei adesso dormirà tutto il tempo. Raga, non è il sedativo nel bento. Perché io mi ricordavo che il sedativo nel bento ti faceva addormentare. No, cappe. 11:14 oggi perché c'è Tiziano. Bella Ludo, chi? Che c'è Ludo? Perché piangi? Raga, abbiamo sbagliato. Se me devi aspettare le 3:30 e viene. Ma perché si addormenta là, Sky? Siete sicuri che si addormenta? No, Lethal Potion va usata nell'altra, non in questa, ragazzi. Lethal Potion va usata... Potion va usata nell'altra. Facciamo biologia nel frattempo, così ammazziamo anche l'altra dopo. Bella, Fefe! Vai, Fefe, l'ho visto che sei su TikTok, vai tranquilla. Ok, 3:30. Vediamo se va in piscina, come dite voi. Sì, Ilari, certo che ti leggo. Ah! Se n'è andata! Grazie, Ilaria. Non so, sedativo, aspetta che vada in piscina a ammazzarla lì. Ma mi hanno detto di usare il sedativo per ammazzarla. Andiamo veloci che si va in piscina, veloci, dovrebbe essere là. Froggy, e guarda che è difficile ammazzare questa qua, C'è troppa gente, ragazzi. C'è troppa gente, non... Aspettiamo, ma c'è troppa gente. Scusatemi, ma lei siamo sicuri che viene qua alle 3:30? Perché alle 3:30 non c'è. Giorgia, te li ho fatti gli auguri, no? Narcotico? L'ho già usato il narcotico. Aspettala. La sto aspettando. Secondo me non viene. Alle 4. Anche perché più che altro, sai cosa? C'è troppa gente. C'è troppa gente, secondo me. Ma perché allora alle 4 ricominciano a fare quello che facevano prima, ciao Violet. Questo è l'orario delle polizie, sì, Aurora. Allora,
loro dalle 4 in poi fanno i tipo cucina. Ah, sì. No, ho sbagliato. No, perché mi ha levato la sua task? Ma io l'ho fatta la sua task. Comunque lei non c'è. Volte viene alle 3.30 o alle 4. Grazie Dani per il follow su YouTube. Grazie Sayori. Grazie ragazzi. Benvenuti, benvenuti a tutti. Oh raga, non lo so perché la sua tasca non me la... Non lo so. Io la sua tasca l'avevo fa... È un'altra ragazza? Ma vaffanculo, ma fottuto. Magari diamo il tempo all'altra di venire. Al laboratorio di musica mi serve. Musica, 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 musica. Musica, 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 audio, 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 terzo piano. Ciao Martina. Ciao Antonia. Resetta giorno? No, 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 perché? Se il giorno è giusto lo continuiamo, scusate, se no è un casino. Dov'era quello del CD? Non devo fare un CD? Nella tasca sua? Maria, quanti compagni di classe. Nonna. Allora, è computer lab. Scusate, mi ero persa, mi ero smarrita, non mi ricordavo più le cose. Vedi dove sta la tipa. Tra poco. Ok. Torno giù e arrivato in piscina. Tanto devo completare la task di lei per forza, perché se no non la posso far allontanare, quindi. Sta camminando, sta camminando, sta camminando. Sta camminando. Sta da qualche parte. Non è in piscina però. Ah, si sta cambiando. Si sta cambiando? Ciao Lucia. Vabbè, 21 settembre ci sei. Ma che me lo chiedi adesso, Slay? Che ne so se ci sono il 21 settembre. Me lo chiedi, cioè, buh. Me lo chiedi 3 settimane prima, che ne so. Io sono al Palermo Comic Con settimana prossima, ragazzi. Ok. Sta avvenendo. Ragazzi, sta avvenendo, signori. L'uccisione! L'uccisione! Stia avvenendo! Figo, Laura! Non vado pazza per Trafalgar, mi piace. Non ne vado pazza, però bello. Ti chiami anche Lucia nel nome di YouTube, Lucia, quindi non c'è bisogno che me lo dici. Quanto pesa Yandere? No, raga, non pesa un cazzo. Eccola, eccola, eccola! Io faccio live dalle 17 alle 23 tutti i giorni su Twitch e poi il sabato dalle o 11.14 o 17.20, ma vi avviso io. Vi avviso io su Twitch o su YouTube o su Instagram. Io vi avviso ora sempre, ragazzi. Se mi seguite su Instagram mi arrivano sempre le cose di quando le faccio. Sì, Melanie. Signori, è il momento dell'uccisione della tizia in piscina. Finally. Vada, vada, vada. Si accolga verso la sua sedia a sdraio preferita. Si è addormentata. 3, 2, 1.
Silenzio! Silenzio! Ciao Linda! Silenzio! Non è successo niente! Ciao Daniela! Ciao Lucia, ciao Francesco! Punto esclamativo gioco, Sle! Eccolo, eccolo! Mi sa che la vede morta, eh? Mi sa che la vede morta! No, Katia, non l'ho mai visto mare fuori. C'è il ragazzo là sopra. Sempre Babalusi, Luna. Mi trovi dovunque, Babalusi. Non cambio mai nome. È il mio nome, quindi, Babalusi. La sanità mentale. Lo so, ma per ora non posso ridere. Vediamo se la becca. Mi sa che l'ha vista, eh. Oddio, oddio, oddio. Ok, non c'è nessuno. Easy. Vai. Fatto, fatto. Ci sono, ci sono. Non l'hanno ancora vista? Nessuno l'ha vista morta. È quella che trovi sul file zip, Sle. Allora, per chi volesse scaricare il gioco, l'ho già ripetuto, lo ripeto di nuovo. Punto esclamativo, gioco in chat su YouTube. Su YouTube c'è il bot che vi risponde. Come scaricare Yandere? Clicchi sul link, scarichi il file zip, estrai e giochi. Dovrebbe essere morta, ragazzi. Nessuno ci sta andando dalla tizia, può essere mai... Ma è tornata la tipa. Ma forse devo aspettare il giorno. No, mi chiamo Elisabetta, Daisy. Ciao, Planetary. Allora. Ragazzi, che faccio? Me ne vado via? Perché nessuno si è accorto di niente. Me ne vado via perché lei è morta. Ah, cappe. È morta. Scusa. Minchia, è sotto la piscina, raga. È dentro la piscina. È qua dentro. Guarda, guardala. È dentro. Buon lavoro, Alu. È morta. Morituri te te salutad. Scappa. Come scappa? Vabbè, comunque io me ne vado, va. Vai a casa. Va bene, me ne vado, me ne vado. Me ne vado, me ne vado. Siamo sicuri. È morta. Vabbè. Hai provato la pink mod? Non provo mod in realtà. Tu sei la prossima a morire, stronzetta. Sei la prossima, ciccia. Saluta i tuoi genitori stasera, pupa. Che te vedranno stecchita, sorella. Ti troveranno a 180, ti troveranno. Togli il cartello? Non lo posso togliere il cartello, non me lo fa levare. Vado via, vado via. Shh. Leave school. No, leave o leave school? Che cos'è leave o leave school? Tocca controllare? Ma forse sì. Quella la devo rapire, Alessandro. If you try to leave school right now, the police will be called. Ah, non cazzo. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, sì. No, ragazzi, perché se metti che mi chiama la polizia perché me ne sono andata via? No, Sle. Non pesa un cazzo il gioco. Grazie, Isa. Vai a casa, siete sicuri? I know you're hiding something. Stai zitto tu, che non c'entro niente io. Fatto. Ok.
Ok, vediamo se mi hanno beccato. Oh, è arrivata la polizia, è arrivata la polizia. È arrivata la polizia. La polizia ha trovato il corpo di Ritsuko Chikanari. La polizia non sa dove è nascosta l'arma del delitto. Sorelle, cazzo, siamo sorelle. Siamo sorelle. La polizia se ne va senza nessun arresto. Minchia, c'è il senpai, ragazzi. Alla quinta uccisione il senpai sta impazzendo, raga. Non ce la fa più, ragazzi. Perché tutte le persone che si fa amico muoiono. Ryoba continua a seguire senpai fino al ritorno a casa. Ciao, pizza. Signori, signori, ce l'abbiamo fatta. Allora. Devo andare a comprare il sedativo. Quello mortale. Due gocce d'acqua, visto, James? Due gocce d'acqua, sorella. That's you. Which one? That's what you want. Pleasure doing business. Ma il narcotico l'avevo già comprato. Don't get caught. Ciao, Sar. Povero raga. È Depre. Allora, lui praticamente è Skeller. Io ho capito che più andiamo avanti, più gente ammazziamo che gli sta attorno, più lui entra in uno stato depressivo. Quindi secondo me lui alla fine si uccide, eh? Ne sono convinta, però vabbè. Rachele, io ti chiamerò Katia perché è il tuo nome e quindi mi ricorderò di quello che è scritto in chat. Grazie ragazzi per il follow su YouTube, benvenuti a tutti. A quanto siamo su YouTube? A quanto siamo, ragazzi? A quanto siamo? Quanti follower? Li abbiamo raggiunti questi 26.000? Dai coi 26.000, dai coi 26.000. Perfetto, allora, noi oggi, invece, andremo ad ammazzare la tizia della Yakuza. Allora. Però ci serve il sedativo. Il sedativo è quello che prendiamo sempre dalla prof, vero? Quello che prendiamo con la siringa, beh? Dovete aggiornare, ragazzi, dovete aggiornare. No, sono in live su YouTube, Uzi. Prendiamo il lockpick. Tanto mi serve solo la siringa. No, non mi serve nulla di tutto questo. Ciao Donatella. Non mi serve nulla. Io non spoilerò niente. Gne 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 gne. Sì sì, Planetary. No, devo uccidere la tizia con la Yakuza. No, Carole, l'italiano non esiste, è solo così. Grazie Ciambella. Dai ragazzi, pompiamo i 26.000. Mancano 200 follower, ragazzi. 200 follower ai 26.000. Sto entrando con le dita negli occhi. Sto entrando. Allora a sto punto non faccio niente. Devi solo rapirla. Ma io la voglio anche ammazzare. De botte. Scusami. Allora, Linda, la live è salvata su YouTube come tutte le altre di Yandere. Questa è la morte della ragazza. As a result of this terrible tragedy. E siamo a 5 tragedie, però. Io farei qualcosa visto che siamo a 5 tragedie, non credete? Magari. Ciao, Aimane. Allora. E fatemi pensare, perché allora io devo prendere la ragazza con le codine, la devo portare negli spogliatoi,
Giusto? Ma come la devo prendere? Mi avete detto che devo avere la siringa io. La siringa, è sicuro che mi serve la siringa per ammazzare lei. Altri 200 follower e ci siamo. Grazie Vittoria. Su telefono non esiste Giusy. No, Lilli, devi aggiornare YouTube. Grazie ragazzi. Il sedativo? Ma non serve la siringa, ciao. La devi portare in palestra. Sì, ma una volta che la porti qua in palestra nello sgabuzzino. Qua. Non la devi stecchi? Lo sgabuzzino è l'altro. Oddio, qual è lo sgabuzzino? Che cazzo ne so io. Qual è lo sgabuzzino? Prendila per i codini. Dai. Poverina. Non è, non quella. L'altro sgabuzzino. Ah, non è dentro la palestra. La devi sedare. Sì, ma ci sono due sedativi. Uno mortale e uno dove dormi. Usi la siringa e l'addormenti. Poi lo metti nel baule e vai a casa. Nel baule. Ma allora è lo sgabuzzino della piscina, non quello della... Secondo sgabuzzino. Ah, qua! Qua! Ok. Va bene, allora, come l'addormento io a questo? Mi servo sedativo. Devo riprendere... scusatemi, è lo stesso sedativo che ho preso prima dall'infermiera? Sì? Ok, allora devo rifare le stesse cose che ho fatto prima. Drama Club. Forcina. Poi... stanza dei professori. Ti dà le indicazioni. Non le ho viste le indicazioni. Le ho viste, forse le ho viste, ma me le sono dimenticate perché le ho viste l'altra volta. Secondo piano. Ormai ho imparato, eh. Buon pranzo, Olly. Io pranzerò. Minchia, io pranzo alle 14. Oggi mi faccio i Sakebon. Buoni Sakebon, io l'adoro i Sakebon, a chi piacciono? Io impazzisco. Non lo so perché ragazzi, saranno anche una delle puttanate fatte male giapponesi, ma sono fatti bene quelli, al manzo, i Sakebon al manzo, madonna me li infilerei super il... Ne appende se... Idem, sono troppo buoni. Hai biologia all'uno? Quasi, quasi. Quasi. Vado a prendere sedativo e poi vado ad aumentare. Grazie ai follower su YouTube. Sono arrivati tutti insieme. Boh! Grazie ragazzi, benvenuti a tutti. Mi sono arrivati 35.000 tutti insieme. No, no, mi ci vuole più tempo, ragazzi. Ti apre una checklist vicino al baule. Ah, quella. Qualcuno qui ama i Sakebon al pollo? Allora, sai perché amo il manzo i Sakebon? Perché i Sakebon al manzo sono belli potenti, cioè si sente più il gusto. Quelli al pollo sono più leggeri, molto più leggeri, molto più, diciamo, tranquilli, ecco, come gusto. Quelli al manzo sono un pochettino più... buoni, buoni. No, devo prendere sedativo. Sedativo, sedativo. Vai. F. Piglialo, piglialo, piglialo. Grazie, Lucia. Perfetto, fatto. Ok, andiamo a imparare biologia all'1. Tanto siamo già all'1, quasi. Manca proprio una lezione sola per l'1.
Fatto. Ok. Allora, dobbiamo puntare la ragazza con i codini. Mi sa che non è puntata al momento. Ciao Giovanni che viene da TikTok, benvenuto. Allora, ragazza coi codini. Dove cazzo è la ragazza coi codini? Oddio. Eccola. Nanna! Sbagliato. Ok. Find the locker. Eccola. Allora, la devo portare con me, giusto? Amo la siringa. Porca troia, perché pure la siringa mi serve? Non mi avete detto che mi serviva pure la siringa? Non me l'avevate detto che mi serviva pure la siringa? Ma non è vero, mi avete detto che non serviva. Non me l'avete detto. Allora, io l'ho già detto, Nick. Il mio scopo è arrivare a 50.000 entro fine anno. Se riesco. E lì vi racconterò una delle mie storie che a voi piacciono tanto. Ma di quelle proprio iniziali. Di quelle proprio che... Ragazzi, non saprete mai se non ve la raccontassi io. La siringa serve. E adesso? E minchia! Ma è fuori. Mangi in live? No, Fabiana. Alle 14 stacco. Fra un'ora stacco e vado a pranzare. E faccio qualcosa da mangiare. Ora puoi. Ok, allora. Non so dov'è, però. Metti il sedativo nella siringa. E dove lo metto? Come... Scusami, come... Come faccio a mettere il sedativo nella siringa? E vuole il vento. Aspetta, mi posso far seguire se non faccio la task. Si mette da solo? Ah, allora sti cazzi, scusate. Allora, economia domestica mi serve. Di dritto davanti a sinistra. Ah, già la siringa con il sedativo. Oh. Siete sicuri quindi, giusto? Ah, io mi fido di voi, mi fido. Mi fido, io mi fido di voi. Ragazzi, su TikTok siete 1000 spettatori. Venite su YouTube. Se sta bene, qua con i 1000 spettatori di TikTok arriviamo a 30.000 in un attimo coi follower. Signori, un'opera di bene, un'opera di pace. Scherzo ragazzi, comunque se volete seguire. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti i ragazzi di TikTok per essere presenti in live. Un bacio a tutti ragazzuoli. Io rispondo solo su YouTube perché è una piattaforma un pochettino più complessa. Però, ecco, la siringa è visibile. No, la siringa è visibile se io la rendo visibile. Non è lei la ragazza, dicono su... No, è lei la ragazza. È lei la ragazza, è quella con i codini. Come non è lei la ragazza? Ma che cazzo dite? Come non è lei? Dai, raga, non dite stronzate. Lei è quella triste. È lei. Quella con la faccina triste ammuncionata. Sì che lei. Raga,
Sono una serial killer, lo so fare. E lei è quella con la faccia triste e le godine. Minchia, 3 ore. Ragazzi, ma perché non vi fidate? Fidatevi. Lo dicono su TikTok, ma TikTok sbaglia. È lei, lo so che è lei, è quella triste con le codine. Lei, lo so. Lo so che è lei, raga, non è che mi drogo. Non credo ancora, almeno. Ancora, ragazzi, sono una... una persona che non si fa di robe strane. Madonna, ho sbagliato a girare, vaffangula, mamma. Torna indietro, ho sbagliato strada, sorella. Vai. Lo so che è lei, lo so. Ragazzi, Codini invece ha detto... No, tutti e due così, Alessio. Tutti e due così con il broncio, lei. Ti stanno trollando. Ma poi c'ho la foto sul telefono della tizia. Deficè. Io veramente, eh? E chi è allora? È lei! Dov'è? Ma l'ho persa? Ehi? Oh! Amoni, dai! 3 ore per correre, mamami! Va bene, a few moments later. Minchia, è lentissima, cioè! Oh, Amoni! Signori, sta per morire! Entra qua. Vieni qua. Raga, manca Syringe Held. Che vuol dire Syringe Held? Raga, manca una checklist. Manca una cosa, ragazzi. Sì, Syringe Held. Che cos'è? La siringa in mano. Scusatemi, e dopo che la prendo in mano che faccio? Julie, dopo che la prendo in mano la siringa? Che cazzo fai? Vieni qua. La devi equipaggiare. E poi c'è... è attack, giusto? Devo attaccarla? Stai zitta, bella. Stai zitta, sorella. Stai zitta. Devi stare zitta. Devi stare muta, sorella. Là dentro devi stare. Zozza e sporca. Zozza e... non devo ridere. Zozza e sporca. Suca! No! No, il suca non c'entrava niente, scusate. No, il suca non era con Brad. No, il suca non c'era. Era tipo suca per dare un tocco in più. Era per dare un tocco in più. Era per dare un imprinting. Ma... sfondata. Ok, allora... adesso che faccio? Quando devi sedarla, devi farla da dietro senza farti vedere. No, no, non mi ha visto. Non è morta. Quando devi sedarla... No, le ha accasciata a terra, non è morta. Infatti non ha schiettato sangue. Ciao, Tsubaki. Vabbè, ho capito, era per dare un po' di imprinting. Era un suka... di cuore. Sì, l'ho già fatto. Allora, è che molti sono indietro con la live. Ragazzi, andate più avanti con la live, pupi. Se no rimanete indietro. No, Giovanni, vai a lezione. Ok, quindi faccio la lezione. Continuo la mia... chimica mi potrà servire qualche... aspetta, io aumento chimica, perché se non è anche chimica all'uno mi conviene farlo. Grazie, ragazzi, per tutti i follow. Benvenuti. Quanti follower mancano su YouTube, ragazzi? Quanti ne mancano su YouTube? Grazie, pupi. Babba, vai a casa.
Stai calmo. Vado a casa con calma. Vado. Vai a casa. State calmi, oh! Siamo quasi a 30.000, sì, Luciano, un sogno per diabetici. Ciao, Brian. Vai. Hai buttato la siringa? No. Chi se ne fotte? Rioba ha aspettato tutta la notte, si è infilata a scuola ed è ritornata a prendere lo strumento. Vabbè, è ritornata a prendere la cassa degli strumenti musicali, dove là ci stava la sua vittima inconscia. Lei ha preso la cassa, l'ha portata nella casa ed è scesa nel basement. Oh mio Dio, ragazzi. L'ho presa. Adesso che devo fare? Devo tornare alla Yakuza. Grazie Ciambella. Devo tornare alla Yakuza, ragazzi. Perché la Yakuza mi aveva detto di... Devi pulire la siringa. Cazzo. E non lo sapevo. Ma nessuno me l'ha detto che devo pulire la siringa. Ragazzi, se volete risposte da me, venite su YouTube. Ragazzi di TikTok, devi pulire la siringa. Come minchia la pulisco la siringa, scusate. Signori, eccola qua, lei sarà la nostra migliore amica, perché lei sarà la nostra migliore amica, non è stata per niente costretta ad essere qua, e di sua spontanea volontà è venuta, ve la presento. Lei è una nostra grandissima amica. Allora andiamo, che devo andare alla Yakuza io. Allora... No, dicono che non c'è bisogno di pulire la siringa qua. Sì, James, infatti. Forse è nell'altro, quando fai la figlia che... Ragazzi, mancano 95 follower. Su YouTube per i 26.000. Siete qualcosa enorme. Grazie a tutti. Grazie a tutti per il supporto. Però devo aspettare la notte. Devi torturarla. Perché devo torturarla? Sei sicuro che devo torturarla? Sta da scuola? Sì. È mezzogiorno scolato e la notte è dopo, quindi... La notte viene dopo. Grazie, Rosy. Grazie a tutti. Bacini. Così uccide che vuoi... Uccide? Chi vuoi tu? No. No, io voglio solamente darla alla Yakuza. Cioè, il mio concetto era solamente fare la missione per la Yakuza. Non voglio sfruttare la ragazza. Voglio solamente darla alla Yakuza e prendermi i soldi. Ma no, volevo solamente farmi dare i soldi dalle Yakuza. No, Nick, ne mancano 95, io vedo il numero reale, voi no. Voi vedete solamente il numero a 100, io vedo il numero invece anche quello che è decimali. Se la sfrutti non sospettano di te. Ma io la voglio dare solamente alla Yakuza, la ragazza, cioè io voglio solamente prendermi i soldi, picciotti. Perché non la posso dare? Sì, Vivian. Ciao, Armi. Bella bubo.
Sì, no, il mio scopo era dare la prima ragazza alla Yakuza e prendermi i soldi. Qua. No, Katia, devi aggiornare YouTube. Non bisogna torturarla. No, ma anche secondo me non... non bisogna torturarla. Sì, Pietro, sono di Palermo io. Ok. Ma anche se io andassi... scusami, anche se io andassi in questo momento nel basement. Tortura per 4 ore. Oh mio Dio, che roba orribile. What are you doing? Oh mio... Don't come any closer. Stay away. Ma perché? I can't take my eyes off my senpai for even one moment. Signori, settimana numero 6. Vabbè, l'ho torturata a quel punto. Ma hai detto ti tortura, tortura. Ma sta piangendo? Chi? Alex, la ragazza? Penso di sì. Can't take my... quindi non riesco a levare gli occhi dal mio senpai per un momento. Perché c'è sempre una nuova ragazza che ci sta a provare con lui. This week? Questa settimana la mia rivale è una ragazza di cui i sogni sono diventare una idol pop, la pop idol. Lei ha speso tanti soldi per imparare a cantare e a ballare. Povera. What a shame that all her efforts will go to waste. Allora. Bubbly, full of energy, always smiling. Vabbè, sta dicendo quello che è lei. Che ride sempre. Girl, can they? I ragazzi non possono resisterle. I definitely can't ignore this one. Non posso ignorare questo problema. I need to deal with her. And quickly. I need to deal with her. Aspetta, deal. Deal cosa vuol dire? Deal. No, quella abbiamo già affogata, Bruno, quella in piscina. I need to deal. Devo farla fuori? Patto. Ah, un affare. Devo fare un affare con lei. Quindi questa non si ammazza. Può essere che questa non si ammazza? Secondo me questa non si ammazza. Buon pranzo a chi va a pranzo, ragazzi. She set up a stage in the school gym where she rehearses her cute little songs. Ah, lei ha preparato uno stage a scuola, school gym, quindi dove c'è la palestra, quindi forse una roba là. Sì, togliala di me. Cute little song. Microphone, speakers, all those. Vabbè, ha preparato tutto, i microfoni, le casse, qualsiasi, i cavi, eccetera. There's an opportunity in there somewhere. Minchia, la devo ammazzare con la musica. Minchia, questa si ammazza mentre canta la musica, raga. Secondo me questa mentre canta muore. Babba, skip. Che skippi, Diana? È la storia. Ma che skippi, Diana? Poi non ci capisci un cazzo del gioco. Minchia, ragazzi, non ci credo. Questa è bellissima. Questa è bellissima. She wants to captivate an audience, does she? Well, I should lend her a hand. No. And help her give a shocking performance. Dobbiamo darle una performance shock. Porca troia. No, questa è brutale, raga. Questa è brutale. Questa è orribile. De Maria folgorata. Cioè, questa è tremenda.
La ragazza nel basement dov'è? Se n'è andata. No, no, è ancora qua. La possiamo vendere alla Yakut. Allora, visto che è il primo giorno... ho sbagliato. Visto che è il primo giorno, seguiamo solamente dove va. Ah, scusate. Settimana nuova, mutandine nuove. Ragazzi, mutandine. Avevamo queste la settimana scorsa. Mutandine nuove, signori. Che mutandine questa settimana? Ci sono quelle con l'orsetto, quella con la stellina, le fragoline normali, bianche, la culottina, rigate, sottilissime, sexy ma non troppo, sexy abbastanza, sexy troppo. Sì, Vivien, si salva da sola su YouTube quando stacco. No, sono in live su YouTube, Claudia, c'è scritto anche nel titolo, live esclusiva YouTube. Noi mutandine sempre, Mambra, sempre. A righe blu. Dicono a righe blu. Questa. Quella è per la sanità. Vabbè, ma quella poi la ripariamo, la sanità. Extra. Ah, però questa ci dà l'extra study point. Non è male. Sexy troppo. Scusatemi, sexy troppo cosa ci dà? Ma beh, la sanità, ragazzi, si recupera. L'abbiamo già usata. Dai, facciamo questa. Non le abbiamo mai usate queste, vai. Ci dà i punti dello studio. Più forti. Sottilissime righe blu. Vedo che vi piacciono le sottilissime righe blu. Ah, vero, non posso andare a scuola. Vado a lavorare, allora. Perché è domenica. È domenica, non si può andare a scuola. Sexy troppo. Dai, beh, ci sta, oh. Allora, andiamo dalla Yakuza. La Yakuza lavora di domenica, oh, è in fase di pausa. Ragazzi, mancano 19 follower. 19 follower e 26.000. Abbiamo sfondato anche questo goal, come sempre. A noi, noi sfondiamo i goal. Noi non giochiamo, noi sfondiamo. Una di queste ragazze è nel tuo basement. Vendila. Give a... sì. Sì! 2000! Prego. Come back after kidnapping one of these girls. Cosa vuol dire, ragazzi? Cosa vuol dire? Kidnapping. Dura fino alle 14, Quenti. Siamo boomer, vero, Fred? Forza con quei fall, rapimento? Ah, ok, quindi ho finito. Mi ha già pagato? Sì, sì, mi ha già pagato. Ok, allora posso andare a lavorare di nuovo, va. Kidnapping è rapire, ok. Comunque posso rapire anche... Oddio, ragazzi! Potremmo fare una foto alle altre ragazzuole. Rapire, rapire. Ciao Calamity. Ciao Giovi. Vabbè, facciamo così. Tanto andiamo a lavorare e poi facciamo, iniziamo il nuovo giorno di scuola. Lunedì. Settimana 6. Che bello. Allora, uccidiamo la ragazza che suona la musica. Però prima cerchiamo di capire questa tizia cosa fa durante la scuola. Vediamo cosa fa. 26.000. Siamo arrivati a 26.000 su YouTube. Mamma mia, signori. 26.000 su YouTube. Vabbè, questo farà sempre il primo discorso, è sempre uguale. Allora. Ok, allora, seguiamolo, dobbiamo aspettare che finisce il discorso. Ciao Lucchio,
Raga, minchia, mancano 4.000 follower e 30.000. Tutto questo in 6 mesi. Sette mesi di YouTube. Da 7 mesi che faccio YouTube. Guardate che 30.000 in 7 mesi, ragazzi, è... 50.000 per Natale. Ragazzi, io faccio 50.000 per Natale, vi mando una foto dei miei piedi pelosi. Babba, allora non ci conviene raggiungere i 50.000. No, però un piede peloso è un piede peloso. Bella Devil, è un piede peloso. Sì, Pietro, io penso che 30.000 entro fine settembre ce la facciamo. Allora, ora vediamo dove va la ragazza. Perché bisogna seguire quello che fa, se no non si sa dove... Intanto dobbiamo vedere che aula è. Vediamo quando lei va a cantare in palestra. No, Skyler, lui ha i miei piedi pelosi, Skyler. Viva i piedi pelosi. Dai, io che piedi pelosi. Levo il follow. Ciambella! No, cazzo. Okay? Vai a cacare. Cioè, tu, io ti amo, però... Tu non lo sai. Stanno dal senpai? No, dal senpai ci ha parlato prima Tiziana. Lei adesso, secondo me, intanto va a posare la cartella in aula. Vediamo in che... Secondo me è nell'aula 2-2, eh. Babba, niente i piedi pelosi. Ma come non vuoi il mio piede peloso? 100k per Natale? No, Devil. 50.000 sono fattibili, Devil. Allora, sai cos'è, Devil? Se i 400.000 di TikTok mi seguissero su YouTube, almeno 100 di quelli, io sarei già 100.000 su YouTube. Però... è che molti non sanno nemmeno che faccio YouTube, purtroppo. Alcuni non sanno. No, si trova solamente su PC Yandere Simulator. E se entrate nella chat di YouTube, punto esclamativo gioco, c'è il link per scaricare il gioco. Oppure se vi guardate i miei video YouTube su Yandere Simulator, perché io nei video live passate ho tutti i video di Yandere, che sono... 4, più questo saranno 5. E in ogni video sotto ci sta il link con come scaricare Yandere. Caso vi farò un tutorial, vediamo. Ma devo capire... Devo capire cosa fa lei, dove va lei soprattutto. No, Skeller, non tutti siamo abituati. Di più i ragazzini sono abituati, Skeller. Perché i ragazzini su YouTube ormai ci vivono. Io devo dire che molto più di quando eravamo giovani. Molto più di noi quando eravamo giovani. Adesso i ragazzini, se si guardano un video, un tutorial, una cosa, utilizzano YouTube. Un gameplay. Cosa, Pietro? Mara, è difficile. Io volevo fare un video su TikTok in cui dicevo: se mi venite a seguire su YouTube, poi succede questo, questo e quest'altro. Vediamo. Magari lo scriverò nel prossimo video. Nel prossimo video lo posso scrivere. Caso nei prossimi video posso tentare a spingere un pochettino i ragazzi di YouTube a seguire di TikTok a seguirmi su YouTube. Vediamo, ci proverò. Ci proverò, ragazzi, ci proverò. Comunque lei va in palestra, mi sa. Va in palestra a sistemare l'audio dei microfoni delle e fa va là. Grazie ragazzi, benvenuti a tutti. Unicorn, Lilina, Teresa, Armi, Roblox, Patti, benvenuti. Allora, ora vediamo, seguendola, come farle prendere la scossa elettrica a questa. Ora, secondo me io devo andare a toccare un po' le cose. Intanto ci prendiamo la sua task.
Ah no, ok, non posso perché lei deve aiutare. Ok. Vediamo se mette le mani in qualche cosa, in qualche microfono. Perché magari le cambio il microfono, capito? E lei poi muore perché prende la scossa elettrica. Vabbè, diciamo che se si fulmina non è un problema, giusto? Se si fulmina non è un problema, raga. Che dite? Se si fulmina non è tanto un problema, no! A posto, dai! No, secondo me no! Dai, dai, allora! Allora, come la fulminiamo noi a questa? Come la fulminiamo noi a questa? Allora, di solito per fulminare la gente, o lei mette le dita nella corrente, oppure deve essere bagnata. La posso bagnare? Segui i fili? La posso bagnare? Oh, te levite, coglioni! Che sta facendo? Il guardone questo. Ma fai il guardone! Levati di culo! Allora. Allora, mi servono i fili del microfono. Di qua. Qua. Plug in power strip. Però ci sono troppe persone che mi guardano. Sì, ragazzi, ma ci sono troppe persone che... Cioè, io posso farle saltare la corrente elettrica con l'acqua. Ma ci sono le persone qua sopra che mi vedono. Queste qua. Non la posso fare. Devo allontanare le tizie. Devi farlo prima. Devo farlo prima. Poi come la porto l'acqua qua io? Con un secchio. Mi serve un secchio. Allora. Vediamo se c'è un secchio qua nel... Vediamo se c'è un secchio per l'acqua. Cazzo, non so. No. Mi sembra che il secchio dell'acqua stava. Però così fulmini tutte. No, aspetta, non ho capito. Le fulmino tutte. Tutto un gruppo. No. No. No, ma come le fulmine tutte? Ma come le come faccio a non fulminarle tutte? Secchio in bagno, sì. No. No, aspetta, non le voglio. Aspetta, non le voglio uccidere tutte. Ne voglio uccidere una. Le altre vanno bene che cantano. Magari si creano un nuovo gruppo d'amicizie. Com'è meglio? Ma siete spregevoli. Come si riempie d'acqua sto coso? Sì! Vai, vai, vai! Minchia, se le riempio tutte d'acqua... Vabbè, possiamo dire una cosa. Comunque era un gruppo musicale molto elettrizzante. Se dovessero morire tutte. Butti l'acqua sopra il palco. Non ha senso sopra il palco.
Siamo realisti. Pietro, può succedere che capi la pubblicità. Ciao, Yomeko. Brava, babba, grazie. Ciao, Anna. Oh, minchia, un po' di sincerità nella vita. No, siamo in live su YouTube, ragazzi. Se volete lasciare un follow, siamo su YouTube. Chiamo su YouTube. No, ho sbagliato. Porca Eva. È là la palestra, ma sono cieca io. Dove c'è il microfono? E che cambia? Ah, perché tu dici che se ho i piedi elettrizzati muore anche lei, cioè muore lei. Dì di andarsene. E Vivian, però dire di andarsene non è facile, perché devi dirlo a tutte. Cazzo, mi hanno visto, eh? Mi stanno vedendo tutti, porca Eva. Vado in palestra. No, mi vedono. Vabbè, facciamo così, lo lasciamo qua. Mi vedono. Mi vedono. Non lo sapevo che mi vedevano. Devo aspettare, andiamo a fare la lezione. Ho messo il coso là. Buon pranzo, Tiziano. No, non posso andare adesso. Devo prima fare la lezione. E poi faccio venire a scossa alla ragazza. Dov'è? Non farti beccare. No, non mi faccio beccare. Sono forte. Sì, mi vedono, sì. Puntavano con le freccettine, mi vedono tutti. Ok. La delinquente. Ma adesso... Adesso vado a mettere l'acqua? Che dite? Vado a mettere l'acqua adesso? Vai al terzo piano a prendere la ciabatta. Che ciabatta? Ti serve anche il cacciavite. Le cose me le dite sempre dopo, me le dite. Me le dite sempre dopo. E la ciabatta, il cacciavite. Ditemele prima ste cose. Terzo piano. E dov'è la ciabatta adesso? Ma io che... What the fuck? Fino alle 14. Ma le aule sono vuote? Perché quelle erano vuote? No, il cacciavite dove lo prendo? Il cacciavite... Raga, il cacciavite è la ciabatta, la ciabatta. Fino alle 14, Miki. Ancora. Raga, su YouTube però dovete spostare la lineetta rossa al limite, se no non siamo in parallelo con la live. Che posto è questo? Ma che figata. Ti serve la ciabatta per fulminarla. Ma la ciabatta dov'è qua? Mi avete detto terzo piano. Mi avete detto terzo piano. Sì, nel workshop c'è il cacciavite. Cacciavite nell'aula di scienze. Hanno detto nel workshop. Aspetta, fammi controllare tutto cosa va. Cacciavite, bidone d'acqua e ciabatte. Bidone d'acqua ce l'abbiamo. Cacciavite abbiamo capito. Dov'è?
Qua c'è la ciabatta. Sì, ma scusatemi. La ciabatta dove minchia è? Audiovisual, forse. Qua. Ah, trovata! Trovata, trovata, trovata! Ok, adesso andiamo al cacciavite. Che è al workshop, secondo piano. No, no, workshop, workshop. Sto andando, sto andando. Cacciavite. No, posso portare solo una cosa? Ok. No, perché me la fa buttare? Perché me la fa buttare? Mettilo in tasca. E raga, non me lo fa posare. Buona cena e buon pranzo. Yara, scusami. Scusami, Yara, io rincoglionita. Grazie Lorena per il follow su YouTube, benvenuta. Perché serve lo zaino? Te la fa mettere solo in mano? Sì, me la fa mettere in mano. Vabbè, nessuno mi sta dicendo niente. Serve la borsa. Fino alle 14, Miki. Ancora, la stessa domanda da 3 ore. Miki, io non so quante volte ti debba rispondere, però. Mi stai chiedendo la stessa cosa da 3 ore, cioè. Bello che dico pure il suo nome, quindi non è che dico solamente... Dico pure il suo nome. La puoi tenere in mano? Secondo me sì. Ok. Allora. L'ho utilizzato. Dump water. Sabotage. Ok, sabotato. Sabotato, ci vuole l'acqua. Solo l'acqua serve. Chiudo le porte, eh? Lei dovrebbe tornare qua alla fine della scuola. Alle 4 e qualcosa. Sesta, Irene, c'è scritto sopra, week 6. No, io non canto adesso, se canto ora muoio. Ok, fatto tutto? Ciao Cira. Ciao piccola. Fatto tutto, ragazzi. Cosa manca? Cosa manca? Vado a lezione. Sì, ma io penso che la tizia ci vada dopo l'ora di pranzo. Cioè, scusami, dopo l'ora di chiusura della scuola, quando finiscono di pulire.
Vediamo. Ok. Dov'è? Non c'è la tizia. Allora, ciao Roberto. Allora, adesso io che devo fare? Devo aspettare che lei ritorni a cantare, giusto? E poi buttargliela? In che senso, Elvita? Devi aspettare che cantava. Ah, ho sbagliato. Sì, ora lo butto e cacciavite. Ho sbagliato. E dicono di sì. Ma lo fa buttare. No, no, butta questa cosa. Comunque non lo fa cadere l'oggetto. No, è giusto. Vabbè, se lo dite voi mi fido. Ma magari lei non se ne rende manco conto che c'è l'acqua per terra. Perché poi devi prendere il pulsante. Esatto. Se non sbaglio era di mattina. Sì, ma dopo le lezioni loro tornano a fare quello che dovevano fare. Ho due momenti per fare questa cosa, se non erro. Ciao Federica. È giusto, mi fido. Se non è giusto, in caso, vabbè, fa niente. Ci abbiamo provato. Sì, no, ma il cacciavite è qua, lo posso tenere. Forse è con l'altro che me lo devo levare il cacciavite, sai. Tipo con quando giochi la figlia. Sì, ragazzi, è giusto, perché le ragazze stanno tornando qua. Il problema è uno. Quando io premo il pulsante... Ma vaffanculo io. Quando io premo il pulsante, loro mi vedono. Non lo so. Non mi vedono. Ma siete sicuri? No, che ho fatto? Ho levato la musica. Ho levato la musica! No! Che ho combinato? Perché ho levato la musica? Mi si è levata, ti ignorano? L'ho levato. La riaccendi. Come? Come si accende la musica? Ah no, vero. Scusatemi, c'è la musica. Ok, l'ho riattivata con la M. Con la M la musica, scusate. Ok. Ok, aumentiamo il tempo. Allora, aumentiamo il tempo e andiamo direttamente alle 4. Vai. Nasconditi. Vabbè, non so se serve a qualcosa. Non lo considerano sospetto, perché devo stare solamente accendendo la musica. Mi fido. Amoni, quando passo te? Daniele, non sono stupida, grazie. Gioco videogioco da quando avevo 14 anni. Però grazie per averlo pensato. Ok. Vediamo se tornano a suonare.
Io non ho pingato la mia rivale. Non ho pingato la mia rivale, quindi non so dove cazzo è. Vediamo se arriva. Vabbè, elettricista, babba tutto fare. Eccola. Dov'è? Qua. Oh, sta andando. Sta andando. Compare, corri. Corri che ci arrivi. Corri. Tranquillo. Il momento è tuo. Eccola. Eccola. Vanno a cantare. Mi sa che tra poco ti viene uno shock anafilattico. Ma quello è nudo. Oh. Che ci fa questo senza magliettina, eh? C'è il capitano senza maglietta. Sì, vai. Cioè, c'è il capitano senza maglietta. È nudo. Bono. Bono. È nudo. Buonissimo. Minchia quanto sei lenta però. Porca Eva, te spingo io. Ti do una pacca. Che vai in piscina. Padella. Ma che piscina? Era quella di prima la piscina. Ah ragazzi, poi su YouTube vi metto i video di ogni momento in cui abbiamo ucciso una persona. Quindi farò 10 video con le 10 morti delle 10 rivali, va bene ragazzi? Così, per chi non sapesse come si fanno determinate cose eccetera, lo troverete tutto. Avrete tutto ragazzi, non vi preoccupate. Avrete tutte cose, perché io ho detto già all'editor che facciamo tutto, tutte cose carine carine. Bisogna scegliere il momento perfetto per uccidere. Bisogna uccidere il momento perfetto, ragazzi, non sapete uccidere. Io stavo correndo! Stavo correndo, stavo! Stavo correndo! Sto facendo la maratona dei 100 metri! Lei stava ridendo, è stato uno scattino, è morta! Ah, è perché ha riso troppo! Io stavo correndo! C'entro niente! E la canzone, poi ha sorriso, cioè, che... Quando doveva morire? Quando doveva morire? Quando doveva morire? Facciamo finta di venire adesso. È leggermente stecchito. Era bella la canzone. Era bella, solo che non era il momento per farla uscire. Non era il momento. Ci saranno altri momenti. Ci saranno altri cantanti, sicuramente. E doveva andare così. Doveva andare così. Dai, doveva andare così. Doveva andare così.
Cosa vuol dire dispose of corpse, raga? Quello che c'è scritto... Cosa vuol dire dispose of corpse? Devo nascondere il corpo? Non posso nascondere il corpo. Era scossa. Eliminare il corpo. Ma se lo elimino mi ingocciano. No. Se elimino il corpo mi incocciano sicuro. È tutto pieno di gente la palestra. Tranne di là che potrei uscire, ma... Durante il ritornello ha fatto così. È morta. Ha riso ed è morta. È un attimo che ridi e muori. Anche i migliori sono morti ridendo. No, mi beccano sicuro. Me ne vado. Peccato, potevamo fare una rapina di un corpo, porca troia. Perché c'è il love? Cos'è love? Cos'è il love, ragazzi? Comunque frega tutti di quella morta sul palco. Cioè, Ludoki non se la sta inculando nessuno. Nessuno. C'è scritto sopra di me, Dani. Nome gioco, complimenti per la vista, ragazzi. Complimenti per la vista. Complimenti per l'udito e per la vista. Forse trovano le impronte. Come faccio a farmi amare da questo qua, io? Io voglio farmi amare da questo qua. Love è amore. Grazie, Lela. Grazie. Ma il discorso non è che love è amore, Lela. Il love è quando chiedi a qualcuno chi ama. E io voglio sapere chi ama questo. Io pensavo che potessi farlo innamorare di me, invece no. Tipo, amami. Non lo posso sforzare ad amarmi? Bastardo. Sposalo. È che io sono innamorata dell'altro, perché sennò mo facissima. Quando finisce la live? La live finisce sempre alle 14. Cioè, sempre. Quando starto alle 11 finisce alle 14. Quando starto alle 17 finisce alle 20. Quando da lunedì al venerdì invece faccio 17-23. Ma anche il fichi fichi. Io volevo capire perché noi non possiamo farci al senpai. Come Lela, calmati. Povera Lela. Lela, mi sembra giusto. Lela. Sì, è colpa tua, Lela. Vuoi un fazzoletto? The Police Arrive to School. Electrocute. Ehi, ciao e Graziella, signori. Ciao, Doruyashi. The Police are unable to allocate any murder weapons. Eccellente, signor senatore. Il senpai si è stato ammazzato quasi. Il senpai si è stato ammazzato, raga. Lela maltrattata. Ma chi è che ha maltrattato Lela? Ma siete pazzi in culo. Nessuno maltratta nessuno. Anzi. Sì, Melle, sei in ritardo. La live ormai è finita. Se la live finisce, poi cosa facciamo? E te dai all'alcol. Dart pacio. Allora, ragazzoli. Allora, pupattoli. Facciamo così, pupi. Tanto io penso che anche questa morte l'abbiamo fatta. Ora qua c'è sta la volta in cui... Se andiamo a scuola ci dovrebbe essere la morte della ragazza. Quanti soldi hai? Ho lavorato un botto.
Ma io scherzo con le persone che... Io faccio le battute. Con Fefe, Lela, Skeller, cose. Anche a Skeller quante volte gli dico zitta stronza. Non è che se la prende, perché Skeller lo sa che io parlo in amicizia. Ciao e grazie, sorella. Canta con gli angeli. Vai a cantare con gli angeli. Bella. Allora, pupi, ascoltatemi. Signori pupattoli, ascoltatemi. Innanzitutto ringrazio con tutto il mio cuore tutte le persone che sono venute in live oggi, sia su TikTok dove eravamo 1000, sia su YouTube dove siamo più di 500. Io vi ringrazio con tutto il cuore. Praticamente 1500 persone hanno deciso di guardare Babalusi oggi e per me questo è un grandissimo onore. Vi voglio tanto bene e spero che possiate venirmi a seguire su YouTube col nome di Babalusi. Seguitemi su Instagram, sempre Babalusi. Seguitemi su TikTok, su Twitch. Ragazzi, su Twitch faccio live da lunedì al venerdì 17:23. Il sabato faccio live su YouTube in esclusiva. Lo sapete, l'orario ve lo do il giorno stesso o i giorni prima su Twitch. Io ringrazio tutti. Siete stati una compagnia incredibile. Io spero che oggi vi siete divertiti. E se così non fosse, chiamate il vostro avvocato. A me non me ne sbotte niente. E grazie mille a tutti per le sub, per gli abbonati, per i follow, per tutto, siete stati per le rose, grazie ragazzi, vi voglio un sacco bene, domani è domenica, domani non c'è live, ci rivediamo lunedì dalle 17 alle 23 su Twitch che completiamo Ao Oni. Ao, che fai, non vieni? Che fai, non vieni con Ao Oni? Scusami. Allora, signori, vi voglio bene, un bacio a tutti. Ci sentiamo sul gruppo Telegram, entrate, oppure su Instagram in privato. Scrivetemi anche là e rispondo a tutti. Ciao pupattoli, vi voglio bene. Siete sempre di cuore. Ciao pupi.